Essere liberi non significa solo spezzare le proprie catene. Significa vivere rispettando e valorizzando la libertà degli altri. Articolo 21. Un programma di Lino Polimeni. Ok, posso andare? Grazie, grazie. Salutavo la regia, ci avviciniamo in studio. Buon pomeriggio e benvenuti in diretta. Benvenuti in diretta con Lino Polimeni, programma più popolare della Calabria. Oggi è il 28 di dicembre ed è precisamente mercoledì. Come state? State bene? Quanto ci siete mancati, come sempre, assolutamente. E allora siamo in diretta, sono le 14:33 questa sera, intorno a mezzanotte 2, mezzanotte 3. Benvenuti, come state amici miei? Io direi che siamo un po' ancora indietro parlando di vacanze e parlando un po' della montagna calabrese. Viene in mente a Lino Polimeni, per esempio, il fatto che Camigliatello, Gambaida Spomonte, Villaggio Mancuso, Palumbo Sila, Lorica sono chiuse perché non c'è neve ed è tutto chiuso, è tutto fermo, invece noi siamo stati bravi a fare... abbiamo messo una pista lì a Milano di fronte alla stazione, 2.600.000. Io ho chiesto di capire cosa sta accadendo perché è importante, ma nello stesso tempo, mentre le località più importanti italiane, quali sono le località più importanti italiane dove si va sulla montagna? Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio, Livigno, Livigno pure? Sì, Livigno, poi cosa c'è? No, questa era... No, perché volevo dire eventualmente l'assessore al turismo, quello che ha dato via, a posto di creare, poteva mettere due cannoni per la neve e organizzare questi 2.600.000 per la montagna calabrese, no? A posto di dedicare a Milano questo divertimento, la nostra montagna è deserta, torna in studio, perché non voglio vederlo più sto caso di Milano, della stazione, per carità di Dio, è pessimo, di pessimo gusto e non solo. Al di là, dicevo, del governo, della Meloni e tutto quello che sta accadendo, a parte tutti i parenti, nipoti, cugini che si stanno sistemando, la Meloni sistema tutti, il cognato, il nipote, tutti alla camera sono, cioè, vuol dire, poi si cambia e il cambiamento, sì, tutta la settimana generazione dentro la Camera dei Deputati, eccetera. Vabbè, comunque, sembra che la politica è l'unica risorsa che funziona e che dà veramente delle cose importanti. Anche quando Salvini dice, per esempio, amici miei che ci seguite con questa diretta, io sono molto deluso, devo dire la verità, siamo almeno 20 anni indietro di fronte al turismo della montagna delle località più importanti italiane con questa montagna calabrese. Siamo all'anno zero, da noi non c'è un'anima viva, da noi non cammina nessuno sulle autostrade, sulle strade, sulle superstrade, sulla 106, non c'è un'anima viva. Ma la cosa incredibile è che tu giri, rigiri, rigiri, non trovi nulla, e quindi vacanze della montagna in Calabria zero,
Zero. Bisogna aspettare forse l'8 gennaio, come diceva il sindaco di Gambaglia Spomonte, che ritornerà la neve. Però tra poco noi faremo vedere un video dove, diciamo, per capire no, a dicembre, le zone, le località più importanti, cosa hanno trasmesso in questo momento. È quello che c'è. Quando tu fai famosa pubblicità comparativa tra la montagna calabrese, l'Aspromonte, il parco, queste sono immagini di repertorio di Gambari che abbiamo registrato, e quello che c'è nelle località tra la Lombardia, tra quello che abbiamo detto, Madonna di Campiglio, Livigno, Cortina d'Ampezzo, tutti i posti rinomati della montagna, guardiamo quello che noi potevamo fare e che non abbiamo la possibilità di fare, e non abbiamo la potenzialità, ma mancano gli imprenditori della montagna, perché la storia va raccontata, perché manca anche, al di là della neve, ma manca anche chi deve investire. Se tu vai negli albergatori della montagna calabrese, da 1 a 10, parliamoci chiaro, su 10 strutture, 5-6 strutture sono da rifare. Sono vecchie, stravecchie, non sono nelle condizioni tali da poter fare vacanze. Io conosco albergatori a Camigliatello dove sono 20 anni che non mettono un chiodo, che non investono un centesimo. E allora posso capire che anche l'evento della neve fa la parte del leone, perché se non c'è la neve cade tutta l'attrazione legata a tutto questo. Però tra poco vi faremo vedere un qualcosa legato a quello. Quando voi vedete i film di Natale, quelli di Boldi, di Christian De Sica, dove tu vedi quello che accade, noi ve lo facciamo vedere live, perché abbiamo, grazie delle immagini, abbiamo la possibilità di farvi vedere cosa è accaduto il 23, il 24 di dicembre in queste montagne. E poi paragoniamoci, ma vuoi paragonare le località della Lombardia, della montagna, del Trentino, dei posti più rinomati con la Calabria? No! Ma quello che si vede lì, forse lo vedremo tra 20, 30 anni qui in Calabria. Allora, vuol dire che qui non ci possiamo accontentare del panino e mortadella, anche perché per avere l'attrazione, per avere anche il turismo, deve avere degli imprenditori capaci di saper fare turismo. Dove sono i maestri di sci qui in Calabria? A parte Camigliatello, che sia una scuola di sci, nelle località calabresi ci sono maestri di sci, ci sono località dove i bambini possono andare e possono imparare, qualcuno può insegnare a loro come sciare? Ci sono queste località, a parte Lorica, e vediamo la cabinovia, l'unica cabinovia. Poi vai a Levigno e vedi 30 piste, 30 cabinovie, 40 sciovie, cioè vedi il mondo, e tu pensi che tutto questo non esiste sul nostro territorio. Siamo dei poveracci, parliamoci chiaro, e lo dico anche al presidente della regione. Caro presidente, ma dov'è il turismo della montagna in Calabria? Cos'è il turismo della montagna in Calabria? Qualcuno che arriva un giorno e si fa una sciata e è finito? Contro chi fa una settimana, la famosa settimana bianca in Calabria, ce la possiamo sognare? Perché c'è stata la cultura anche in montagna delle case private. A posto di investire in strutture alberghiere, abbiamo pensato come creare i villaggi per vendere a chi ha la casa, al mare, in città e in montagna. Poi vai a Camigliatello, vai a vedere cosa c'è, non c'è nulla, c'è la spaghettata, la tagliatella e i funghi, la gente va a dormire, si risveglia e fa la passeggiata. Gli chiedi, ma come mai non ci sono i tuoi figli qui a Camigliatello? Ma mica sono scemi, mica vengono i miei figli a stare qua. Perché dopo 3 giorni ti punti una pistola e ti spari, perché non c'è nessuna attrattiva. E allora cos'è? Significa che le proloco. I comuni delle località più rinomate, da San Giovanni Fiore o ad altri comuni dove hanno competenza territoriale, devono organizzare la vacanza anche della neve, della settimana bianca, della montagna. Non sono in grado di organizzarla perché mancano le risorse. E allora, cosa pretendiamo noi dalla nostra montagna? Non c'è nulla, perché quando arrivano i turisti, arrivano da Catania o arriva qualcuno dalla Puglia e si ferma a Camigliatello, a Lorica, come vedete l'unica cabinovia, grazie al miracolo fatto da Mario Oliverio. Se non ci fosse stato questo miracolo, rimaneva una cattedrale nel deserto,
Una cattedrale nel deserto rimaneva Lorica se non ci fosse stato l'intervento all'epoca di, come si chiama, di Oliverio, con tutte le conseguenze che ha subito e poi è uscito assolto con formula ampia perché il fatto non sussiste. E allora questo è quello che dobbiamo raccontare. E per avere questa immagine, avere questo momento che noi abbiamo registrato, è arrivata la campionessa mondiale di sci o italiana di sci che è stata pagata per fare questo evento e noi l'abbiamo registrato. Qui siamo a Monte, come si chiama la montagna qui dove siamo? Monte Bot. Lì siamo a Lorica, la montagna. Come? Monte Botte Donato, questo si chiama Monte Botte Donato, esatto. Allora, oggi io ho chiamato l'altro giorno tutti quelli della montagna, lì non c'è neve, non c'è neve, non c'è neve, finito. E allora, perché dovrei andare a Camigliatello? Perché dovrei andare a Gambarie? Perché dovrei andare a Villaggio Mancuso o al Palumbo? Per fare che cosa? Niente. Perché se io vado a sfidare questi amici della montagna e vado lì a fare un servizio, torno in studio, se vado lì con le telecamere non trovo nulla. Perché la montagna in questo periodo è legata alla neve. E invece noi pensiamo a promuovere la Lombardia o a promuovere altro. Certo, con i soldi dei calabresi sei bravo a promuovere tutto, sei bravo. Sei bravissimo a promuovere tutto con i soldi dei calabresi. Oggi a 25.000 euro al mese, adesso stai a Roma, state lì al Senato, alla Camera, voi nominati, voi della politica nominati, perché voi siete andati lì a Roma, alla Camera e al Senato, nominati dai partiti da Roma. E quindi noi abbiamo un Parlamento alla Camera e al Senato, dei senatori, dei uomini onorevoli alla Camera, nominati perché sapevamo già chi andava in partenza. Quindi nessuna alternativa e possibilità per i calabresi che volevano votare un nome diverso da quello stabilito da Roma. Si sono fatti i loro affari di famiglia, parenti, fratelli, cugini, nipoti, hanno sistemato la Meloni peggio degli altri, per quanto riguarda la parte politica, perché se pensi c'è il marito, il cognato, il nipote, il cugino, tutti quanti, e poi parlano, e poi gli italiani stupidi a votare, un sistema a votare, tutto quello che c'è da votare. E poi devo vedere e devo sentire che il presidente del Senato non vuole presentarsi il 25 aprile, gli manderà un mazzo di fiori. Ma vedi dove deve andare, vai. Ma scherziamo, il 25 aprile, il giorno della liberazione, esatto. E allora tu non ti vuoi presentare, tu sei il presidente del Senato e non ti presenti. Quindi metti in discussione lo Stato e la storia. A parte i tuoi busti di Benito che c'hai in casa, per carità di Dio, voglio dire, puoi fare quello che vuoi nella tua vita, però tu rappresenti oggi al Senato, sei la seconda carica dello Stato che non si vuole presentare il 25 aprile. Ma stiamo scherzando? Ma queste cose accadono solo in Italia? E poi noi in questa regione ci ammazziamo uno con l'altro, siamo mura mura, in dialetto ve lo dico, mura mura cuspidari, anzi a proposito di cuspidari sono arrivati i 50, c'è una foto, non so se l'avete vista, i 50, come si chiamano quelli, cubani, cioè, col presidente della regione, io ho visto la foto, se non ce l'avete ve la mando io perché ho il, dalla redazione del presidente arrivano, ecco qua, un attimo ve la giro, se non ce l'avete, eccola qua, ve la giro subito in regia, perché mi arriva direttamente dal portavoce, un attimino, la gira regia. No, voglio vedere con voi questa foto, regia, eccola qua. La sto girando, è già girata, fatto, è arrivata. E allora, quando io vedo una foto del genere, e giustamente il presidente, avevamo detto che, oggi cos'è, il 28? 28, domani 29 e 30. Dicevamo che probabilmente, cioè, l'hai scaricata da me, puoi scaricarla meglio perché la qualità è migliore forse da questa, vedi un attimo. E allora questa è la foto del presidente della regione con i 50 colombiani, cubani, scusate. Guardate le facce, no, se tu metti quella e fai un primo piano delle facce, vai più sulle facce dei medici, vorrei che tu guardassi un attimo perché questa cosa ti fa capire
In una regione dove sforniamo, abbiamo sfornato medici primari, abbiamo accontentato a tutti, la politica e i presidenti di regione hanno dato, no, no, non parlo di Occhiuto, mi pare chiaro, parlo di quelli passati, vedete le facce dei cubani, questi saranno i medici che vi cureranno con tanto di curriculum e di capacità e che in pratica il presidente della regione ha voluto. Sono arrivati, quindi avrete modo, adesso non sappiamo dove sono posizionati questi 50 medici, però guardate un attimo, non so, la foto che ti ho inviato io, questa? È questa? Ecco, guardate un attimo i volti di questi medici. È normale che sono medici con sofferenza, sono medici con la semplicità di quello che è il popolo cubano, ma quello che conta non è tanto la faccia ma la capacità, la bravura di questi medici. Quindi abbiamo i primi 50 cubani medici che il presidente ha voluto fortemente, perché poi lui dice una cosa: bene, non ci sono questi, non ci sono condizioni per avere altri medici. Molti hanno scelto di diventare freelance a 150 euro l'ora. Pensate, ci sono alcuni medici di questi freelance che guadagnano 50.000 euro al mese. Pensate che alcuni di questi guadagnano da 1.000 a 1.500 a 1.800 euro al giorno, a prestazione. Freelance significa che danno una prestazione per un periodo a un ospedale, a un pronto soccorso, e guadagnano questi soldi l'ora, 150 euro. Cosa costa un medico cubano? 5.000 euro al mese totale, credo. L'ha spiegato il presidente in una delle ospitate. Quindi ora vediamo se entro il 30 il presidente, come aveva detto, sarà qui in trasmissione per parlare anche dei cubani che sono arrivati. Allora, prima di parlare di un'altra storia, di parlare di quello che dice prima gli italiani, vi ricordate cosa è successo in questi due giorni? Ho fatto anche abbiamo un video in diretta Facebook, abbiamo anche le immagini, se andate a cliccare vedete quello che ho detto lì su Facebook, perché lì mi assumo completamente la responsabilità penale civile. Lombardia, Legnano, Ignazio da mesi dorme in un'auto con la compagna e due bambini, 7-8 anni, rimasti senza casa, il papà, perso il lavoro, si è ritrovato nel baratro, vergogna alla ricca Legnano, perché non è possibile, torna in studio, guardate questo video su Facebook, guardatelo, cliccate e guardate, Milano, Ignazio e Milena, da mesi vivono in un'auto con tre bambini, nessuno ci affitta una casa, io lavoro, non rubo. Allora, qual è il punto che dice io lavoro, non rubo? L'ultimo figlio è nato addirittura malato, perché se per mesi ha dormito, dice Milena, la moglie trascorre l'intera gravidanza vivendo e dormendo in un'auto sui sedili posteriori della propria auto. E in particolare il 6 dicembre il piccolo Ethan, nato con una paralisi alle corde vocali. Questo è lui, è in pratica non il barista ma il signore che è al banco, è Ignazio. Ora, qual è il punto? Ma è possibile? Ha preso adesso un contratto a 6 mesi per fare il muratore, lui Ignazio. Vedete la macchina dove dorme, i filmati che gli hanno fatto, eccetera. Ma quando mi viene in mente, come si chiama quel parlamentare italiano che prende 20.000 euro al mese alla nostra faccia? Come si chiama quello? Lui è Ignazio, fermi immagini di Ignazio, poi lo vediamo dopo. Allora Ignazio perde il lavoro, attenzione, è una persona, è un meridionale, un sardo, praticamente perde il lavoro ad aprile. Sapete cosa è successo nelle nostre case? Aumento delle bollette, gas, cioè calcolate che poi Ignazio e Maria, la coppia che vive da 8 mesi in un'auto con 3 figli e nessuno vuole affittarci una casa, sapete perché non gliela vogliono affittare? Perché non ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Allora io mi chiedo, siamo stati capaci di pagare milioni di euro alla moglie e alla mamma di Somaro, come si chiama? Somaro? Abubakar Somaro, eccolo qua, Abubakar. Abubakar, a facci ricalabrise l'italiano. È la moglie, cioè la moglie, eccola qua, lei è la moglie. Abubakar, la sinistra, il PD, lo ha sponsorizzato all'inverosimile, anche la trasmissione La 7, come si chiama? Propaganda Live, Milano, il giornalista Milano, ne ha fatto carne da macello. Abubakar, vedete come se la ride lei? A faccio vostra, 20.000 euro, visi.
E voi italiani, cucù cucù, e si è presentata presa per il culo con gli stivali pieni di fango. Ce l'hai gli stivali pieni di fango di Abu Bakr? Sapete quanti milioni ha preso la suocera per gli immigrati? E poi noi, dice Salvini, e lei la suocera, dice Salvini, oh, gli italiani prima gli italiani, sì, vergogna, politicamente parlando. Salvini dov'è? Non parla della ricca Legnano, la Lombardia e di questo caso di Ignazio, questo sardo che da 8 mesi, ma è possibile mai che non lo vedeva nessuno? Vi dico cosa sta dicendo il sindaco di Legnano e la politica di Legnano. Cosa sta dicendo? Torna in studio. Sì, l'avevamo sistemato. Prima avevano separato padre, mamma, figli, volevano dare gli assistenti, cioè avevano smembrato una famiglia. Poi hanno trovato qualche topaia, gliel'hanno trovata la topaia. Però giustamente se tu gli trovi una topaia, Ignazio con la moglie e i bambini dice preferisco la mia macchina, gli apro gli scaldamenti, quantomeno so che è pulita la mia macchina all'interno. E dormiva dentro una dacia, cos'è una dacia? Una d'asta? Ecco, dormiva dentro questa macchina. Abbiamo visto che l'hanno aperto col cofano, vedi come. Ecco, io non mi meraviglio di nulla, non mi meraviglio nulla, perché noi siamo falsi, perché ci emozioniamo e ci commuoviamo sulle cose stupide spesso. E se parli dell'Africa e del bambino nero e ti commuovi, lo fanno vedere su Sky perché devi dare 10 euro con tutta l'associazione, l'UNICEF, tutto quello che c'è dietro e i milioni di euro che si pagano, e poi su 10 euro arrivano 1 euro a quel bambino e se gli danno da mangiare, e poi non ci fa né caldo né freddo per 8 mesi. Nella ricca Legnano non ci fanno il calere freddo di una famiglia che dorme lì in macchina. Guardate, queste sono le foto, ecco, queste sono foto che hanno scattato, perché quando si ferma la polizia e i carabinieri, ora io dico i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, ecco la macchina, questa è la macchina. La macchina, ah, qualcuno ha scritto, e come paga l'assicurazione? Ma vedi dove deve andare? Ma va, fa, va, va, fa, va, 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 va. Subito su Facebook, le ore di stasera, sì, ma assicurazione, ma stupido che non sei altro. Questo ha lavorato fino ad aprile, ha pagato l'affitto, viveva dignitosamente in una casa, gli è crollato il mondo addosso, ha perso il lavoro, hai capito? Se sei monoreddito e prendi 1500 euro al mese, non muori di fame, non vivi, e puoi ridurti in questa maniera? Lo hai capito? Ora, mi dicono che in Calabria e a Napoli, in altri posti, ci sono... Fermi immagini. No, torno indietro con quella macchina che si vede il cofano con dove dormiva. Ci sono in Calabria molti casi così. Sapete perché i nostri non dormono nella macchina? E ve lo dico io perché. Perché hanno un fratello, spesso hanno una sorella, dei genitori che aprono una casa... Anche a 50 anni ha un figlio, a 60 anni ti aprono la casa. Al contrario del sardo che vive a Legnano da solo con una compagna, con due bambini, che non ha nessuno, e che deve fare? Prendere questi bambini e andarsene in Sardegna, e significa che la sua sconfitta della vita, che era andato già dalla Sardegna a lavorare nella ricca Legnano, guardate che casi come Ignazio in Calabria, ce ne sono a gogò. Sapete perché non sono in macchina? Perché, ripeto, hanno qui in Calabria, a differenza del ricco nord, noi diciamo in dialetto, potiamo morire di fame, ma aiutiamo anche quelli che sono... Se stai male tu aiuti... Sapete com'è il calabrese? Se io ho 10 euro in tasca e c'è una persona che in quel momento non sta mangiando e ha bisogno di mangiare, quelle 10 euro noi li prendiamo e andiamo a comprare un panino, prendiamo un cappuccino caldo e gli diamo il cappuccino. Cioè, chi ha anche 10 euro qui da noi aiuta chi non ha le 10 euro per poter mangiare in quel momento. Questo è il cuore del calabrese. Su questo i meridionali sono indiscutibili, sulla disponibilità verso il prossimo, verso... Guardate che in Calabria, di casi di Ignazio, ci sono una centinaia. Perché casi come Ignazio, che hanno lavorato fino a giugno, e l'ISEE non gli permette di prendere neanche il reddito di cittadinanza, sono sulle spalle dei genitori, papà e mamma pensionati, o solo papà pensionato. E per un fatto di dignità di questi genitori, che hanno tanto di dignità insieme ai figli, per non fargli perdere la faccia al figlio e alla nuora,
se li tengono in casa gli danno da mangiare. Ma il figlio e la nuora non hanno colpe perché hanno perso il lavoro, perché probabilmente lavoravano tutte e due. E se un'azienda privata chiude, su, dopo 6 mesi di disoccupazione, sei in mezzo alla strada. Lo avete capito? E noi partite IVA ancora di più, a parte chi ha il posto statale, tempo indeterminato, va bene, 13esimo, 14esimo, ok. Ma le partite IVA, e vedrete, ne vedrete delle belle da gennaio, molte le chiuderanno il 31 dicembre 2022. Chi ha la partita IVA non ha ammortizzatori sociali, lo sapete? Ora la domanda che io vi pongo a voi italiani, a voi calabresi, chi ci sta seguendo. Un'azienda che chiude, giusto? Un'azienda che chiude. Abbassa la serranda, fatturato va male, le bollette sono alle stelle, la fiscalizzazione è alta e tutto questo non riesci, devi chiudere la serranda. Allora un uomo ha 55 anni, ha 60 anni, che chiude l'attività, l'unica cosa che sapeva fare, aveva questa attività commerciale e chiude. Cosa fa dal 1 gennaio, dal 2 gennaio? Cosa fa? A voi la risposta, a voi intervenite, fatemi sapere. Cosa fa un imprenditore che ha perso, che è andata male? Si chiama rischio d'impresa, non vuol dire fallire. Rischio d'impresa vuol dire che è andata male. Che dopo anni la crisi economica, crisi energetica, crisi di Covid, tutto quello che è successo, le guerre, chiudi l'azienda. Non puoi indebitarti, meglio chiudere l'azienda che andare in mano ai maledetti usurai. Perché qualcuno per salvare il salvabile, ancora per pagare qualche assegno, pagare qualche debito, va dagli usurai. E quella è la sua rovina, la sua morte. Allora cosa deve fare dal 1 gennaio una partita IVA? Reddito di cittadinanza? No, mo lo cacciano, l'hanno cacciato. Cioè, mi dice giustamente la redazione, bravo, sei bravo a dire, a parlare così sei bravo. Reddito di cittadinanza? Come, ora ci vuole cacciare, glielo caccia a tutti. Il reddito di cittadinanza lo puoi prendere se non hai un reddito negli ultimi 12 mesi. Se negli ultimi 12 mesi risulta di 6 alto, tu non hai diritto a un reddito di cittadinanza. Dovresti aspettare ancora un anno. Nel frattempo, in attesa del reddito di cittadinanza, non trovi lavoro perché la politica fasulla che fa programmi, programmazione, posti di lavoro, cioè non parlano più di posti di lavoro. La politica non parla di 'ndrangheta, non parla di criminalità organizzata, non parla di usura, non parla di niente. Sono sistemati alla regione a 20.000, 15.000 al mese, al Parlamento a 15, 25.000, nei comuni capoluogo di provincia da 2023 al 2024 un sindaco prende 11.000 euro al mese, un vice sindaco 8.200 euro, un assessore e presidente del consiglio arriva fino a 6.000 euro al mese. Quindi li abbiamo sistemati tutti. Li abbiamo sistemati tutti quanti i politici, dal consigliere comunale all'assessore, al sindaco, si sono sistemati tutti e ridono. Quel sindaco dice, ma come 2002, 4.000, ora 2024, 11.000. Se solo questo pensiero cade dal letto, alcuni si stofilano le mani, con le mogli brindano, non facevi vacanze, avete capito? Prego. Sì. Prego. Gli aumenti dei sindaci li paga. Comunque paga. Che? Il comune li paga, certo. E quindi il comune chi è il comune? I cittadini. No. Dice l'assistente, dice, ma ci hanno interpellato a noi popolo. Chi paga questi aumenti del comune? I cittadini. Perché la legge Draghi che ha fatto passare una legge nazionale, poi alla fine questi soldi li pagano con i soldi delle tasse, Tari, acqua, tutto quello che c'è da pagare che va a carico. Ora io mi chiedo, ma un sindaco come quello di Vibo, no? O di Crotone, o di Reggio Calabria, o di Catanzaro, prende 11.000 euro al mese. Dice Catanzaro, il 90% pagano le tasse e i tributi. Benissimo. Crotone e Vibo Valentia e Reggio Calabria, il 60% non pagano i tributi. Allora questi tributi che non pagano, più gli stipendi. Guardate, attenzione, 11.000 euro al mese di un sindaco. Si indebita il comune? Certo che si indebita il comune. Ma scoprite l'America voi? Cioè mi fanno le domande, si indebita il comune. 11.000 euro al mese che devi dare a un sindaco. Per 12 mesi quanto fa? Te lo dico subito. 143.000 euro. 140.000 facciamo, dai. 140.000.
per 5, 700.000 euro prende, certo, per 5 anni. Un sindaco con la nuova legge per 5 anni piglia 700.000 euro e si va a posto. L'appartamento mari, l'appartamento a montagna, le vacanze, 700.000 euro al mese un sindaco capoluogo di, all'anno, nei cinque anni, 700.000 euro prende nei 5 anni un sindaco. Nei 5 anni loro si fanno i conti della serva, con 700.000 possiamo impegnarci per un bel mutuo, ci cambiamo la casa, ci vediamo. Quindi il vice sindaco non ne prende 700.000, ma ne prende 600.000 in 5 anni. Ecco perché non si dimette più nessuno. Ora, non si dimettono perché praticamente... Quindi immaginate voi, ma se un consigliere comunale, capoluogo di provincia, dal 2024 netto prenderà 2.000 euro al mese, così come 11.000 euro del sindaco, sono motivati qualcuno. Ora io mi chiedo, con la discussione che hanno fatto per il reddito di cittadinanza, per la discussione che hanno fatto con la fame e tutto quello che sta accadendo di fronte alle pensioni minime che le hanno portate a malapena 600 euro, e di fronte alla fiscalizzazione, ai pignoramenti che ha detto l'avvocato dell'Aldo Elena Mancuso, e tutto quello che abbiamo discusso in questi giorni anche, tra il 23, il 24, il 27, abbiamo discusso di queste cose. È possibile che tutto vada bene a voi? E nessuno si indigna? Nessuno ci vuole dire qualcosa? Il 393-77-28-223? Nessuno si indigna? Vi sta bene tutto? E allora la mia domanda è questa. Ne vale la pena ancora gridare allo scandalo? Ne vale la pena ancora gridare allo scandalo di fronte a tutto questo? Sapete cosa vi dico? Che io mi sento uno stupido di fronte a tutto questo. Sapete cosa vi dico? Lo dico ai magistrati, ai procuratori della Repubblica, alle forze dell'ordine, alla gente per bene. Ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Ragionate un attimino. Ma tu, Polimeni, ma che vuoi? Niente. Nulla. E allora, essendo che nel mondo della comunicazione è tutto censura, grazie a Dio, io negli ultimi 10 anni ho avuto 2 editori che non mi hanno censurato. Faccio i nomi di questi 2 editori. Sotto questo aspetto credo che siano unici. Uno è il presidente dell'Ordine dei giornalisti, che è direttore della testata RTC Tele Calabria, che è sul canale 88, che saluto, e che dottor Giuseppe Soluri, che non mi ha mai fatto una telefonata negli anni che sono stato lì a raccontare con l'articolo 21 quello che era la Calabria, e di questo lo ringrazio. Oggi con il gruppo ADN Italia, Annibale Notaris non mi ha mai fatto una telefonata per dirmi questo lo puoi dire, questo non lo puoi dire. Sapete perché? Perché quando tu sei un editore puro e non hai altri interessi come impresa, allora tutto questo è possibile. Allora immaginate il mondo, andiamo alla pubblicità, da Botticello vuole dire qualcosa? Sulla crisi, sì, me la passi subito. E su quello che è la comunicazione, sappiate che è tutto censura. L'80% delle testate giornalistiche o testate televisive, quello che gira intorno all'Italia, è censura, perché c'è l'impresa, chi fa impresa deve tutelare gli interessi. Se tu sei un editore e sei legato alle cliniche private, è normale che se tu tocchi quel politico legato alla clinica, gli tocchi i soldi, ti censura. Se tu sei un imprenditore che hai altri interessi di fronte all'editoria, e in questo caso hai da fare con i comuni della Calabria o dell'Italia, o con i sindaci o con i parlamentari, e quindi un giornalista o un autore o un conduttore televisivo libero non lo puoi avere, perché se attacca un sindaco, se attacca un sistema, quel sindaco dopo poco ricatta l'editore, dice: dato che tu Polimeni rompe i maroni, per dire, allora io ti blocco, ti tolgo le concessioni, ti tolgo. E allora capite che un editore per farlo deve essere puro, vuol dire fare solo editoria, dove non può accettare, non può cadere in ricatti.
L'editoria cade nei ricatti quando la regione, la politica gli regala i soldi. 40.000 sotto soglia e gli regala i soldi per qualche appaltuccio, in pubblicità, in qualcosa. Allora li tengono muti, in silenzio, non li fanno parlare, non li bloccano. Io ho solo un rapporto con un politico in Calabria, uno solo, anzi con due politici. Adesso vi dico chi sono. Mantengo il rapporto legato al discorso che devono dare delle risposte a due temi importanti, turismo, regione e agricoltura. Due persone da fare, il presidente della regione che è Roberto Chiuto e Gianluca Gallo, assessore all'agricoltura. Io tranne queste due persone non parlo con nessuno, ma sapete perché? Perché ho detto, voi dovete dare delle risposte alla città, ai calabresi, alla regione. E allora, siccome Roberto Chiuto è il presidente della regione, magari non condivida la politica, la bandiera o quello che è, non condivido in quale posizione sta, perché se io attacco Berlusconi, attacco un sistema di centrodestra, attacco e dico quello che penso del senatore, come si chiama, del presidente del Senato, La Russa, o attacco e dico quello che dico della Meloni, è normale che politicamente il presidente della regione non può essere contento che Lino Polimeni attacchi il centrodestra in questa maniera. Però abbiamo, tra virgolette, un accordo. Ho detto, tu sei il presidente e io sono autore e conduttore del programma più popolare della Calabria. Tu mi devi dare delle risposte, tu devi dare delle risposte ai cittadini. E lui mi ha detto, dammi una mano se c'è un problema, io ti prometto che rispondo al telefono, che vengo in televisione, vengo in trasmissione, a rispondere per quello che è il mio ruolo e il mio lavoro. È interessante, mi ha detto, prima di attaccarmi, chiedimi se io questo problema lo posso risolvere e qual è la verità su questo problema. E allora questo è l'accordo che abbiamo col Presidente della Regione. Nessun altro accordo, perché noi, il sottoscritto, non prende soldi dalla regione, noi i soldi da un assessore li abbiamo rifiutati, e meno male, grazie a Dio che abbiamo rifiutati, era un certo Orso Marzo, quando con Calabria Terre dei Padri, il suo progetto milionario, non so che fine ha fatto adesso, anche perché il presidente della regione non ha interesse a portarlo avanti, perché ha in mente altri progetti il presidente della regione. E allora vorrei capire, quindi tolto questo, perché se io chiudo i ponti anche al presidente della regione, giusto? E dico, beh, col presidente della regione non voglio parlare più, non voglio più contatti, posso farlo, sono autonomo, sono libero, sono un produttore indipendente, vivo di quello che da sempre voi sapete con le aziende che ci sponsorizzo, non vivo di politica e mi posso permettere di dire al presidente, tu fai il presidente, io faccio il mio lavoro, quando qualcosa non va ti attacco. Però lui mi dice, prima di attaccarmi, chiedimi se io posso risolvere questo problema, chiedimi se io posso intervenire. E allora, siccome è l'unico interlocutore in Calabria politico che io ho, allora mi tengo questo fiammifero acceso nelle risposte che devono avere i calabresi, perché se mi chiama un problema legato alla sanità, mi chiama qualcuno, un'associazione per problemi di lavoro, eccetera, io devo chiamare il presidente e dirgli c'è questo problema e lui mi deve dare delle risposte. Può dirmi anche un'altra cosa il presidente, da questo momento con te Polimeni non voglio parlare più. E siccome questo non è accaduto, c'è aperta questa finestra di democrazia e di libertà da parte sua e da parte mia. Devo dire la verità, è uno che ci mette la faccia, ad ogni cosa lui dice io vengo, rispondo, non ci sono problemi, vengo in trasmissione. Allora non è uno che si nasconde, una cosa importante la devo dire, Occhiuto non ama il codazzo, sapete cosa intendo per codazzo? Quando arrivava un presidente di regione negli ultimi 20 anni, arrivava prima 5 telecamere con 5 giornalisti legati alla regione, pagati da noi. Poi tutti sistemati dai partiti, mi pare chiaro. Oliverio, per esempio, tutti quelli che... lo sa, non è che dico una bugia, e lui si è pentito di questo. Oliverio, tutti gli addetti stampa dell'ufficio stampa della presidenza, erano tutti legati ai partiti, sistemati tramite i partiti. Tutti i giornalisti sistemati dal nipote, dal cugino, dal suocero, dal parente, dal potente politico. Stessa cosa è successa con Scopelliti, con Loiero, tutti quelli che hanno messo giornalisti. Non è che li hanno messi per concorso, li hanno messi per nomi, li hanno nominati. Pronto? Senti, è possibile se stamana la menora, mio figlio? Ok, vabbè, falla venire. Ok. Attenzione, tutto legale, però non è onesto.
Beh, il presidente della regione Calabria, io gli ho detto, se tu quest'anno, quando si è insediato, e tu devi fare un concorso, io tra l'altro che difendo i giornalisti, quando loro mi sparano a zero sul mio nome, pensate, io ho detto fai, siccome non hanno il coraggio i giornalisti di dire cose come stanno, arriva uno che non è giornalista e gli dice guarda che devi, per fare questo fai un concorso, fai un bando e poi li sistemi. Invece loro non hanno il coraggio neanche di parlare, con Oliverio non hanno avuto il coraggio di dire nulla, si stanno zitti perché temono di avere, di subire anche danni politici, economici e quindi stanno zitti. Cosa ha fatto Roberto Chiuto? Roberto Chiuto ha fatto una cosa straordinaria, non vuole il codazzo, non vuole i giornalisti, non ha nessuno, e scusa un portavoce che manda i comunicati che ci arrivano, c'ha solo una persona dietro, una sola persona. È una ragazza, credo che sia lombarda, e si chiama Veronica. E questa ragazza fa veramente un lavoro immane, cioè gli ha fatto capire a tutti i giornalisti, a tutti quelli che hanno lavorato in questi ultimi 20 anni dietro un presidente della regione, che tutti i soldi che abbiamo pagato per questa gente erano soldi bruciati e sprecati. Perché lei da sola fa videomaker, gli fa i video, li manda su Instagram, su Facebook, tutti i comunicati, tutti i video che voi vedete, tutte le dirette Facebook che vedete, tutto quello che è comunicazione passa da questa ragazza, da Veronica. Quindi ha un merito, paga una sola persona per avere quello che facevano gli altri presidenti e non lo facevano neanche, pagando 15 persone. E quando si presenta c'è solo il presidente della regione e questa, la dottoressa Veronica, questa ragazza, che è capace di comunicazione, che già curava per lui al Parlamento e ha lavorato anche per, non so, credo nell'ambiente giornalistico di Mediaset, e ha avuto questa persona sola. E questa persona sola fa il lavoro da sola di tutto quello che negli ultimi 20 anni i vari uffici di presidenza della Regione Calabria, di tutti i presidenti, da Chiara Vallotti ad arrivare a Oliverio, spendevamo per 15-20 persone, quello che fa una sola persona oggi. E questo è un merito che fa risparmiare alle casse della Regione, non voglio esagerare, ma almeno 100.000 euro al mese. Calcolate tutti gli incarichi, responsabili di stampa, ufficio stampa, caporedattore, cioè tutti questi nomi che il più fesso prende 2.000 euro al mese, ad arrivare a 5.000 euro al mese, con tutti i contributi eccetera, per 5 anni. Bene, questo è quello che fa. Io quando vedo il presidente arriva, il presidente e l'autista che l'accompagna con la macchina della regione e questa Veronica che l'ha detta alla comunicazione e a tutte queste cose. Bene, qualcosa è cambiato in questo. Quindi non ha voluto tutti quei nomi che potevano arrivare dalle varie televisioni di Cosenza, di Catanzaro, potevano arrivare da tutte le parti, no? Tutti i nominati, i raccomandati, dal politico, dal parlamentare, finita tutta questa cosa. Lui odia il codazzo. Quando si presenta non vuole vedere persone che stanno lì a fare tutto quello per la vecchia politica, il vecchio sistema. Ecco. E allora, visto che io devo comunicare solo con una persona, se qualcuno mi chiama e dice io ho un problema e il presidente lo può risolvere, quindi un filo di comunicazione io lo devo tenere per articolo 21 per avere delle risposte dal presidente della regione. Io non lecco il sedere, io non faccio marchette al presidente della regione, e il presidente Occhiuto lo sa benissimo. Noi non facciamo marchette per quanto riguarda la comunicazione, le marchette li fanno altri, li fanno quelli che fanno finta di attaccare, di parlare di legalità, e lo fanno solo per uno scopo, spremere la politica per ottenere più non solo contratti pubblicitari, consensi e capire come prendere soldi dalla politica italiana, dalla comunità europea, da altre cose. Noi queste cose non li facciamo. Il giorno che finirà questo momento di fare televisione per Lino Polimeni, non so quando, perché dobbiamo dirlo e poi mandiamo la telefonata, parlando con mia moglie ho detto Cassandra, vedi, alle volte penso di mollare, di dire basta a questo lavoro, però per dire basta a questo lavoro non devi essere più premiato. E lei mi dice, ma perché, cosa vuoi dire? Negli ultimi anni Raggio di Sole, articolo 21,
è stata la trasmissione più sponsorizzata della storia della televisione calabrese. E allora, se Raggio di Sole e Articolo 21 negli ultimi anni hanno un consenso continuo e facciamo il sold out della pubblicità negli ultimi 2-3 anni, vuol dire che le imprese credono in quello che noi facciamo. Le imprese credono nel lavoro che facciamo, credono nella mia libertà, nella coerenza di Lino Polimeni. Allora, se le imprese che sponsorizzano privatamente danno libertà non solo a Lino Polimeni, ma a tutti voi, dovete comprare i prodotti che noi sponsorizziamo. Allora, grazie a questa azienda, allora mi dice, ma scusa, fin quando tu hai la risposta delle aziende e delle imprese, non puoi mollare, perché ti stanno premiando loro. Non hai bisogno del consenso della marchetta del politico o dell'imprenditore fasullo. Il premio tu lo ottieni tutti i giorni sulla strada, con l'abbraccio delle persone, con la stretta di mano, lì non vai avanti, con quelle persone per bene che ti dicono continua ad andare avanti. Malgrado le televisioni hanno chiuso per ferie, dal 22 dicembre la 7 ha chiuso per ferie, riapre i battenti lunedì 8 gennaio, cos'è lunedì? 7, 8, 9, lunedì, bene, la 7 ha chiuso il 22 dicembre e riapre il 9 di gennaio le programmazioni, tutti i talk show politici riaprono il 9, cioè se ne sono andati in vacanza 20 giorni, noi non l'abbiamo fatto, noi siamo in onda tutti i giorni per dare risposte, 2 ore al giorno, e una finestra straordinaria aperta alla Calabria. Allora potevamo andare anche noi in ferie, chiudevamo il 22 dicembre, il 23 dicembre e tornavamo l'8 gennaio. Ma io non me la sono sentita, perché il rapporto e il lavoro che facciamo è in presa diretta con la gente. Ecco perché rimani coerente e ci lavori, ma rinunci anche alle vacanze per i figli, per un bambino di 5 anni, prossimi 6 al 6 gennaio. Ma è normale che questo lavoro... Quindi qual è il motivo? Cioè lì non devi continuare perché le aziende ti stanno premiando. Quando tu molli e non vuoi fare più il lavoro che fai? Quando cade il consenso. Ma il consenso principalmente delle aziende che sponsorizzano. Sapete cosa accade alla RAI, a Mediaset e alla 7, quando le percentuali dell'Auditel bocciano una trasmissione televisiva? Chiudono il programma. Sapete perché? Perché le aziende che hanno chiuso il contratto vogliono un minimo di percentuale di share, che va dal 4 al 5 al 6%. Se lo share rimane al di sotto del 3%, le aziende possono ritirare la propria sponsorizzazione e chiudere il programma. Quanti programmi hanno chiuso che non hanno il consenso? Allora, se noi abbiamo il sold out, abbiamo fatto un 10% in più del 2021, vuol dire che c'è il consenso, vuol dire che le aziende ti vogliono bene, vuol dire che le aziende ti vogliono sostenere, vuol dire che abbiamo noi, siamo dalla parte giusta, siamo dalla parte della ragione. Dopo la pubblicità e seguitela, perché queste persone vi danno la possibilità, voi, la telefonata? Sì, pronto? Mamma mia, ho parlato 45 minuti dopo là. Porca miseria. Una piperedda, 45 minuti ho parlato. Porca miseria. Pronto? Buonasera, signor Lino Polimeni. Buonasera, signora, da dove chiama? Io chiamo da Botricello. Buonasera a lei, tutta a Botricello, prego, signora. Niente, io ho sentito la storia del signore, quello che dorme in mare. Milano, da Ignazio, Ignazio. Sì. Anch'io l'anno scorso ho deceduto mio marito invalido civile al 100%, lui aveva solo la pensione di accompagnatore. Prego. Io vivo anche con 500 euro, ci lavoro. Il sindaco di Botricello sono andata tante volte perché anche un figlio è disoccupato a casa di 40 anni. Però dice che lavoro non ce n'è, cioè, abbiamo le strade che fanno schifo, il lungomare fa schifo. Tu hai detto che non sì, c'è ma lavoro. Ma la domanda, lei mi pare che parlava della crisi, no? Lei chiamava in virtù dell'uomo che dormiva in macchina, no? Sì, e mi spiace perché io se avevo un posto dove lo ospitavo anche qua io a casa mia, però sono già 3 persone, sono 5 persone loro. Ho capito. Voglio ringraziare la signora per il sostegno, per le parole dette anche nei confronti di questo signore. Allora, amici telespettatori, noi ringraziamo la signora Botricello. Volevo un attimo in qualche maniera
ricordare che tutto quello che abbiamo detto lo diciamo dal profondo del cuore. Ora, quando, e chiudo veramente a questo punto perché siamo andati oltre il parlato, noi siamo in onda tutti i giorni, siamo in onda domani, dopodomani, siamo in onda fino al 30, perché il 31 è sabato, e di solito il sabato noi non siamo in onda, ma siamo in onda la domenica col meglio. Quindi poi ci rivediamo noi il 2, no scusa, ci rivediamo il 2 di gennaio, che è lunedì. Quindi diciamo che a molti è andata male il 23, 24, 24, 25, è caduto sabato, domenica, Natale, vigilia e Natale, poi invece 30, 31 è giorno 1 e cade di sabato e domenica pure, quindi diciamo che va bene così. Noi ritorniamo poi il 2 gennaio, però fino al 30 noi siamo in onda regolarmente per raccontare tutto questo. Allora, vedete, potete mandare dei messaggi, potete condividere, non condividere, però sta di fatto che quello che noi diciamo lo diciamo sempre dal profondo del cuore, senza interesse. Potrei fare di più, potrei organizzarmi diversamente la mia vita e il mio lavoro, però ripeto e lo dico sempre, la natura di un uomo si può cambiare? No, qualcuno ci prova a cambiarla, ma non riesce, perché io sono testa dura, sono calabrese, amo questa terra. Qualcuno mi ha detto, tornando da un po', ha detto, stai tornando giù in Calabria, benedetta, maledetta Calabria, a Calabria Amara, perché molti calabresi vivono al nord, ci seguono con lo streaming, vivono al nord e seguono la nostra trasmissione e hanno come riferimento spesso Lino Polimeni. Questo io veramente sono felice, perché tanta gente ci segue, ci stima, ci segue su Facebook, ci segue principalmente su Facebook, non credo molto a Instagram, non credo molto su Telegram, l'unica pagina popolare che ho è quella di Facebook, dove potete andare e scrivere quello che volete e anche condividere il video che abbiamo pubblicato su questo Ignazio. Io non credo che sia una bella cosa per gli italiani la storia di Ignazio, che dorme in macchina per 8 mesi e nessuno se ne accorge, che dorme in macchina da 8 mesi. Lombardia ricca, Legnano ricca, fanno finta di non vedere, forse un piccolo teruncello e un sardo. Ecco, qui ci vuole da dire ai leghisti, prima gli italiani, l'ho visto, i soldi che noi perdiamo per l'Africa, i soldi che noi perdiamo per gli emigranti, per queste associazioni spesso fasulle di fronte alla dignità di un uomo, che in questo caso vedete delle persone che gli sono state vicino per aiutarlo e farlo dormire in albergo in questi giorni di Natale. Dopo la pubblicità, grazie. Scegliere una residenza per anziani e disabili a cui affidare un proprio caro non è facile. Bisogna valutare bene la qualità dell'assistenza e dell'ospitalità. Per questo noi ci siamo affidati a Villa Santa Spina, residenza che sorge nella splendida Petilia Policastro, nuova e all'avanguardia, dove ogni ambiente è progettato per dare un senso di sicurezza e comfort. Dispone di 80 posti letto, sala relax, palestra, mensa, un'area incontro e di tutti i servizi essenziali per la tutela della salute, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il luogo ideale per il benessere dei tuoi cari, dove uno staff altamente qualificato ogni giorno si impegna per migliorare la qualità della vita degli ospiti, con percorsi personalizzati di attività sociali, ricreative e riabilitative per una vita attiva e stimolante. L'obiettivo è creare una vera e propria comunità, un luogo in cui sentirsi a casa, perché dove c'è amore, quella è casa. Villa Santa Spina, Via Nazionale 44, Petilia Policastro, Crotone. Info 0962 19 23 902 www.villasantaspina.it. Capo, ai sì, capo, ghiacciato, capo, la mano del capo. Capo, 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 ai sì, capo, 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 la mano più amato, capolavoro ghiacciato. Tutti noi abbiamo un sogno nel cassetto. Il mio? Beh, una bella casa, innovativa e con il miglior comfort abitativo. Perché continuare a sognarlo quando da Bigmat trovo tutto ciò che serve per la costruzione, ristrutturazione e rinnovo della casa?
Bigmat è da sempre al fianco dei professionisti del settore, privati e artigiani, con una gamma completa di materiali per tutte le esigenze, dalle fondamenta al tetto, con soluzioni tradizionali all'avanguardia, con servizi personalizzati per ogni esigenza, dalla progettazione edilizia alla realizzazione di case in legno. Ampi spazi espositivi ti aspettano nello showroom Abimat. Qui troverai un'ampia scelta di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, oltre che l'Abimat Color Collection, con una palette di 72 colori e sfumature cromatiche studiate e create ad hoc per rispecchiare le tendenze del momento. Un team esperto in progettazione di interni ti accompagnerà per soddisfare il tuo stile e i tuoi gusti. Bigmat, il tuo sogno è la nostra realtà. Trova il tuo punto vendita Bigmat in Calabria su bigmat.it. Nell'incantevole scenario naturale della Costa Viola, incastonato nello splendido borgo di Scilla, il Miramare Scilla Grand Youth Hostel è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del relax, del benessere e del divertimento. Ambienti eleganti e moderni, camere ampie e luminose dotate di ogni comfort, con vista mare direttamente sullo stretto. Una terrazza panoramica dove ammirare un tramonto dai magici colori, gustando cocktail e aperitivi in un ambiente molto chic. E per i più piccoli, un'area baby pensata per il loro divertimento. Se invece stai pensando di trascorrere una vacanza in tutta libertà, scegli la Casa Vacanze, un accogliente, confortevole e spazioso trilocale, comodo ed accessoriato, ideale per una famiglia, perfetta per le coppie e anche per un gruppo di amici. Miramare Scilla Grand Youth Hostel, punto di partenza per escursioni, gite e passeggiate, immersi nei meravigliosi colori della natura, alla scoperta di Scilla e dintorni. Una vacanza, infinite emozioni. www.miramarescilla.it. Seguici su Facebook e Instagram. La salute dell'occhio è fondamentale per la qualità della vita. È necessario sottoporsi a controlli medici periodici, mirati a prevenire e diagnosticare l'insorgere di eventuali disturbi e difetti visivi. Il dottor Giuseppe Mingrone è un oculista e si occupa della cura e della prevenzione delle patologie che colpiscono gli occhi su pazienti di ogni età, dai bambini agli anziani. Esegue visite specialistiche con strumenti all'avanguardia per prestazioni diagnostiche e chirurgiche. L'esame della vista fornisce una valutazione accurata della tua capacità visiva e misura la salute generale dei tuoi occhi. Il dottor Giuseppe Mingrone riceve presso il Minerva Surgical Service a Catanzaro in via Lucrezia della Valle 19. Info 338 60 53 556. Dal 1980 lo studio radiologico di Siderno lavora nella diagnostica per immagini con un'offerta di servizi e prestazioni erogabili anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Da noi è possibile effettuare risonanza magnetica a 3 Tesla per lo studio dell'encefalo e del midollo, risonanza magnetica aperta ad alto campo, risonanza in ortostatismo, TAC alta risoluzione e mammografia con ricostruzione tridimensionale. Siamo dotati di un ecografo detto Supersonic che individua tumori di piccole dimensioni, punti di forza, tempi d'attesa bassi e possibilità di sedazioni anestesiologiche anche per bambini. www.studiorad.it. Info 0964 38 21 11. Petrus, l'amarissimo che va benissimo. Petrus Bonecamp, superlativo dal 1777. Eccomi qua, eccomi, torno in studio.
Beh, diciamo, pensate che l'acqua Fabrizia, che ci sponsorizza e che beviamo acqua, poi lì a Fabrizi Montagna Sola, Sobbassera San Bruno. Saluto il suo imprenditore coraggioso, Giampiero La Tassa, un abbraccio. E poi ho preso prima un caffè Guglielmo, scusate, ma sono aziende che ci danno linfa, vita e che ci mantengono in onda. E allora, qualunque cosa accade, volete segnalarla, l'unica trasmissione che in tempo reale vi può dare risposta su questo territorio a livello calabrese, regionale, ma anche nazionale, spesso ci chiamano, è Articolo 21 di Lino Polimeni su Calabria TV canale 13, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.30 fino alle 16.30, il venerdì in prima serata alle 21.30, domenica il meglio alle ore 21. Siamo in diretta, rigorosamente in diretta, le nostre vacanze le passiamo con voi, perché, ma sapete quanto è bello che tanti ragazzi, adesso non sono a scuola, no? Ma a parte il pomeriggio che sono a casa o ritardano tra il pranzo e una lezione, c'è la possibilità che tanta gente a casa che ti guarda, che conferma o non conferma, la bellezza che può cambiare anche canale, se non gli piace una cosa, uno è padrone di cambiare canale, ma è inutile che andate in giro perché poi tornate sempre qua, perché non c'è niente, no, non perché dici no, non c'è niente intorno a te, potete andare dove volete, è l'unica cosa che si trasmette in nazionale oggi, in diretta, è Lino Polimeni, fate zapping dall'1 al 20, vedete cosa c'è, poi tornate sul 13, che tra l'altro è anche un bel numero. Pronto? Pronto? Buonasera signora, da dove chiama? Buon pomeriggio signor Lino, sono la signora Angela, chiamo dal Candonato di Ninea. Angela! Ma io sono già intervenuta qualche altra volta. San Donato, Donato? Di Ninea. Di Ninea, in provincia di Cosenza, che altezza siamo? Quale paese abbiamo? Ma è un paese al Brescia. No, no, siamo in mezzo a due paesi al Brescia, tra Acqua Formosa. Acqua Formosa, E veramente noi siamo a ridosso di Alto Monte. Ma scusi, Acqua Formosa non solo dove c'è. No, quella. No, Acqua Formosa. Ah, su, Acqua Formosa. Due paesi albanesi. Paese albanese e lì il sindaco. Era Minniti, non mi ricordo come si chiama, c'è stato un sindaco per tanti anni che io ho seguito, abbiamo fatto delle cose insieme, Acqua Formosa, lo ricordo bene, Acqua Formosa. Sì, invece io sono di San Donato di Ninea. Benissimo, siamo ovviamente dentro la montagna, perché fa freddo lì. No, è caldo. No, fa freddo quando, un attimo, lasci perdere adesso la stagione che è calda, che ieri si facevano i bagni a Soverato. Mi dicevano che hanno fatto il bagno a mare. Voi sì. Ho detto che è caldo adesso, ma di solito io sono venuto e c'era la neve. Sì, ad Acqua Formosa c'era tanta di quella neve quella volta che sono venuto. E San Donato è parallelo ad Acqua Formosa. Ma io le devo dire che è Acqua Formosa. Le devo dire chi era questo sindaco, se no non sono Acqua. Un attimo, non me lo ricordo, mi sa che era il dottore, quello che magro, è anche medico. Magro, forse è un medico era, mi pare, sì. E allora, mi dica signora, cosa è successo? Allora Lino, no, cosa è successo? Nulla, oppure diciamo è un disastro, perché lei prima parlava che nessuno si indigna, nessuno più manifesta, nessuno si fa sentire, meno male che c'è lei. Ma lei guarda, dice, guarda, il tuo nome è Angela, posso dirti una cosa, sì. Angela? Dimmi. Girando un po' l'Italia largo e lungo per motivi di lavoro, sempre per la pubblicità comparativa, io per capire se cosa accade in Calabria, spesso vado in altri posti. Per esempio adesso abbiamo saputo che il sindaco di Topea è andato a Salerno per un po' di anni, ha detto quello che fa a Salerno lo voglio fare io, lo ha fatto con le luminarie del 26, tanta gente lì a Topea. Per carità di Dio, Gianni Macri è un grande sindaco, un sindaco bravissimo, ma stiamo ripetendo un copia e incolla di Salerno che l'hanno fatta a Topea.
Tropea è una città, intanto, scusi, a parte questa, è una città turistica, estiva, però se tu vuoi far muovere anche d'inverno, ed è stato bravo, ha portato le luminarie, quelli che li hanno montate a Salerno, perché le stesse luminarie sembrano montate anche a Tropea. È un motivo anche per creare attrazione, ma il costo, e quindi glielo chiederò dopo, quanto è costato l'operazione di quelle luminarie a Tropea, Gianni Macri, glielo chiederò col 7 e l'8 gennaio, chiederò come, quanto è costata questa operazione e quindi cosa ha portato e le attività commerciali, poi faremo un servizio, perché se c'è tanta gente vuol dire che ha avuto ragione lui, perché vuol dire che nelle altre parti della Calabria non c'è assolutamente nulla. Sapete, abbiamo accontentato la città di Milano con 2.600.000 euro per far pattinare i milanesi e poi nelle città capoluogo di provincia a Natale zero. Nessun tipo di organizzazione. Ecco perché Tropea il 26 di Santo Stefano era pieno di gente con queste luminarie, perché la gente non sapeva dove andare, ha fatto una passeggiata a Tropea, dice ci sono le luminarie, andiamo lì a vedere cosa sta accadendo. Questo è per far capire qualche immagine che ci ha mandato la regia. Questa è Tropea, giusto ragazzi? È il 26 di... togli le barre, scusa. È il 26 di dicembre, Santo Stefano, Tropea era questa che stiamo vedendo. E allora se questa gente è arrivata a Tropea il 26, vuol dire che nel resto della Calabria non c'è stato nulla. Quindi bravo questo sindaco che ha organizzato queste luminarie. Facciamo vedere qualcosa che è simile a quello che abbiamo visto anche in questi anni a Salerno. Molte di queste luci, altre, quella col violino, altre cose che poi faremo vedere. Torniamo in studio possibilmente? Grazie. Cioè, a un certo punto l'ho perso. Ecco, quindi ripeto, se la Calabria soffre di organizzazione vuol dire che non c'è impresa, perché vedete, in una città ci deve anche essere il rischio di impresa, dove se il comune non è in grado di organizzare, se il sindaco non ha soldi e ha un dissesto economico, è normale che gli imprenditori si devono organizzare. Ma è pur vero che i sindaci, come il sindaco di Crotone, di Catanzaro, di Vibo, di Cosenza e di Reggio Calabria sono arrabbiati, non lo dicono perché famosa politica corretta, ma quale politica corretta? Perché i 2.600.000 spesi a Milano, se avessero dirottato quelle cifre nei capoluoghi di provincia calabresi, forse un po' di organizzazione nelle città capoluogo per raccogliere quantomeno le province le avremmo avute. Invece abbiamo fatto sta cosa per Milano, non sappiamo qual è il ritorno. Sì, ma perché Lino, scusami, noi dobbiamo ancora aumentare a contribuire ad arricchire il nord, non è questo per fare, io sono veramente arrabbiata, Lino, perché ho partecipato a una, il giorno 17 c'è stata una grande manifestazione, per fortuna, a Castrovillari, di diritto alla salute per gli ospedali che hanno chiuso, i 18 ospedali, perché vogliono finire di chiudere quello di Castrovillari, inaugurano sempre sale operatorie, quello di qua e di là, fanno inaugurazione, però alla fine non funziona niente, è tutto chiuso. Sai Lino, io non voglio andare sulla mia persona, però ci sarebbe tanto tanto da dire. Io ho dovuto conservare dei soldini per andare a fare il controllo adesso, che devo fare ogni 3 mesi e mi devo recare a Firenze, perché l'intervento io non la potevo fare qui, di questo, l'intervento all'Anca, con, diciamo che era una cosa complicata, però no, io devo continuare a viaggiare, ho dovuto prenotare albergo, mi costa 500 euro. Lino, ogni 3 mesi, questi sono soldi che vanno ad arricchire il nord, perché io vado in albergo, mangio, consumo, il viaggio, e questo è questo che stiamo continuando a fare. Noi ci mancano le persone capaci, ci sono persone sbagliate ai posti sbagliati. Vedete, quando quello che dice Angela in questo momento sulla ricchezza non è un fatto di parlare male del nord, ma sta di fatto che anche i nostri prodotti calabresi non sono al nord, sono in Calabria. Ogni volta alcuni imprenditori si lavano la bocca togliendo un solo prodotto, che va detto, tolto un prodotto, che è l'amaro del capo, che è presente in tutto il mondo,
presente in tutta Italia, gli altri prodotti calabresi non esistono sul mercato italiano. Invece noi siamo bravi ad arricchire i prodotti che arrivano dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, e ce l'abbiamo qui nelle nostre, nella nostra regione, arricchendo queste imprese che snobbano i prodotti calabresi. E allora io dico, perché noi dobbiamo prendere un'acqua minerale che è dal nord, dobbiamo prendere dei prodotti che arrivano dal nord, quando ci sono imprese e aziende a chilometro zero che ce l'abbiamo proprio in Calabria? È un fatto, forse siamo amanti del sangue straniero. Ecco, e un po' accade, questo accade, cara, accade anche quando c'è la presentazione di un evento. Per esempio, ci sono imprenditori. Ci sono imprenditori che, avendo professionalità sul territorio, come giornalisti, conduttori, presentatori, eccetera, moderatori, vanno a prendere il moderatore della RAI, il moderatore dei Mediaset o della 7, vanno a prendere quello dal Nord Italia, che lo pagano 5-10 mila euro, lo fanno scendere qui, aereo, albergo, eccetera, quando nel territorio hanno persone più valide, a non dico Lino Polimeni, io mi metto, sono l'ultimo, dico, ci sono tanti altri colleghi, presentatori, giornalisti, animatori, moderatori, eccetera. E poi alla fine viene Lino Polimeni, l'ultimo, anche perché non ho bisogno, grazie al lavoro che faccio, diciamo, grazie a Dio siamo bene. Però quello che conta è perché prendere uno da fuori quando ci sono persone capaci in Calabria che sanno presentare meglio di quelli, sanno spiegare meglio di quelli, sanno hanno dei tempi superiori a quelli e conoscono il territorio. No, invece l'imprenditore che fa l'inaugurazione deve arrivare la showgirl da Nord Italia, per la bellezza, deve arrivare l'artista, vabbè, ok. Ma quantomeno il moderatore, il giornalista, il presentatore, colui che vive in questo territorio, vi ricordate di lui o di questi qui solo quando avete bisogno, che vi manca qualcosa, per denunciare qualcosa, per gridare allo scandalo, all'allarme, poi chiamate, dico, articolo 21 e denunciate in diretta. Denunciate in diretta il fatto negativo che subite dalla politica o dalla criminalità organizzata. Quando dovete pensare a organizzare al divertimento, alla presentazione, agli eventi, fate arrivare dal nord. Invece quando vi massacrano chiamate il sud e chiamate Polimeni. Certo che bella roba sta cosa, bellissima. E poi ancora peggio quando noi... E ci siamo per le partite, ci siamo per i concerti, ma non ci siamo per i fatti concreti, per la realtà questa, che stiamo vivendo. Non questo è il famoso calcio che fa muovere le piazze per una partita di pallone, ma non fa muovere le piazze per il diritto a un bambino che è malato ad avere una terapia intensiva pediatrica. Ed è una cosa grave, però poi gli stessi si muovono in 5.000 per andare a seguire la squadra del cuore. Questa io non la capisco, perché tra i tifosi e gli ultra ci sono anche bambini che stanno poco bene, i figli, e che se abbiamo una pediatria che funziona per tutti, ecco. Allora scendiamo in piazza, non per il pallone, ma scendiamo in piazza anche per un diritto alla salute. Comunque, Lino, ti voglio dire una signora, cosa. Signora, ma quella cosa che lei aveva chiamato, perché cosa aveva chiamato? Io ho chiamato perché ho partecipato a questo evento del 17. A Castrovillari cosa è successo? A Castrovillo per diritto alla salute, per gli ospedali. E una televisione mi ha intervistato per caso. Ho detto tutto quello che c'era da dire, come l'ho raccontato ora a voi. E anche di più, ci sarebbe tanto da dire, però ti tolgono subito il microfono, ti fanno parlare pochissimo, magari le ma lei il concetto, lei a questa televisione che è stata intervistata da questo giornalista o dal presentatore, ma io non li conosco, non voglio dire, ma poi è andata in onda questa cosa? Sì, per fortuna, sai quanta gente che mi ha visto, che mia sorella c'ha un bar, io di solito vado a prendere un caffè, faccio visita a mia sorella al bar e qualcuno mi ha detto, mai visto, sei stata fortunata, ti hanno fatto pure vedere in televisione. Ho detto, ma quello mica era il discorso. Scusi, ma mi faccia capire, lei quanto ha parlato e quanto è andata in onda? Una frase, ho parlato 5 minuti e poi ho detto una frase in base. Cioè,
Ha parlato 5 minuti e le hanno mandato 5 secondi. Ecco, meno. Forse ho capito già chi sono, grazie. Ho già capito chi sono, grazie. Ho già capito chi sono. Io immagino che sia la sede a Cosenza, è vero? Doveva essere a Catanzaro, certo. Invece a Cosenza. Grazie, certo. Ho capito perfettamente di chi parliamo. No, vabbè, bellissimo. No, può darsi che ha toccato certi sistemi, certe cose, e quindi c'è anche la politica corretta. Un'altra cosa, mio marito, siccome io sono anche disabile, sono andata a questa manifestazione col bastone, io le ringrazio da un punto di vista che mi hanno fatto parlare. Però mio marito mi diceva, non andare, vedi lì, non mi aggancio a quello che dicevi tu. Mio marito mi diceva, ma non andare, perché ci vai? Tanto non cambia nulla, io non ci vengo. Ho detto no, io sono di testa dura, io sto combattendo con questo, con questa malattia rara, e per farcela ho 8 interventi sulle spalle, per essere qui vuol dire che ce la metto ogni giorno e vado avanti. Però ho detto io non mollo, però mi vorrei aggiungere come ci credo, ci credi come ci credo io, Angela. Ecco, bravissimo. Tra l'altro ti chiami come mi chiamo, ti chiami come mi chiamo io, sono Angelo. Una disabile, scusa, io mi chiamo Angelo. Allora, Angela, volevo dirle, sì. Lino, senti, perché io per esempio sono una disabile, che ho, stavo dicendo prima, di quella che percepisce 300 euro. E io sono andata alla manifestazione, ma io siccome ho 61 anni, devo vivere con questi 300 euro, hai capito, Lino? No, tu devi vivere con 300 euro, e invece i sindaci italiani si sono aumentati lo stipendio negli ultimi 2 anni di 5.000 euro. Tra il 2022, fine, e il 2024, un aumento di 4.000 euro, 4.500 euro. Non è indignata. Una signora del genere, rovinata con la salute, prende 300 euro di pensione, con quale coraggio? Ecco, i sindaci che facessero una bella cosa. Quelli che hanno già lo stipendio è 7.000 euro col 2022 e nel 2024 passerà 11.000. Perché questi 3-4.000 euro non vengono depositati per motivi di salute alle persone bisognose, a quelli che ne hanno bisogno, a quelli che possono aiutare qualcuno nel contesto della loro città? È una legge che vale per tutta Italia, attenzione. Io ho voluto chiamare perché faccio come hai detto tu, io faccio anche la solidarietà, io aiuto chi ha bisogno più di me, per i bambini poi non ne parliamo proprio. Io non lo voglio dire perché quello si fa e non si dice, perché io ho perso un figlio e so cosa significa avere un figlio. Io faccio e strafaccio, non mi compro una maglia, però devo fare beneficenza e io non ci posso fare niente, è più forte di me. Grazie Angela. Grazie Angela. Grazie di avermi dato voce, perché sono veramente arrabbiata e ho tanta voglia di parlare. E sai quante volte dico come vorrei che Lino si mettesse a capo, organizzasse qualcosa, scendiamo tutti in piazza. Io anche col bastone sono la prima. Angela, ascolta un attimo. In piazza non viene nessuno. Angela, l'ho fatto in questi ultimi 15 anni, l'ho fatto 3-4 volte, alla fine si presentano 50 persone, in piazza non scende nessuno, perché a tutti sta bene questo modo di vivere. Peccato. Sì. Io morirò. Peccato sì, ma questa è la pura verità, amara verità. In piazza sì. Non scende nessuno, perché il giorno della manifestazione che devono raggiungere... C'è gente che raggiunge per una partita di calcio, c'è gente che si sposta da Catanzaro, da Cosenza, da Reggio per andare a Milano, per andare a Roma, per andare a Pescara, per andare a Bari, e poi non si sposta per fare 100 chilometri per un diritto alla salute. Loro. Sai quanti eravamo di San Donato di Milano? E passi pure per stupido tu che ci credi, passi per quello che grida pure ancora. No, loro sono più intelligenti, perché per una partita di calcio è probabile che si vendono pure, fanno un leasing o fanno un prestito per andare a fare la trasferta. Un abbraccio, grazie.
Lì no, grazie. Dico una cosa e poi chiudo. Mi avranno anche riso dietro perché eravamo in 10 di San Donato di Ninea. Io abitante, 1200-1300 abitanti, 10 persone. Magari io col bastone qualcuno mi ha anche riso. Dice, vedi che, ma questa dove deve andare? Lì no, ma questa è la storia, è così. Però grazie, attenzione, Lino, mai giornata, dire, grazie, attenzione, grazie Angela, ciao, grazie regia. Vai avanti, che grazie. Tu sei la nostra voce, che grazie. Noi non abbiamo voce. Grazie, grazie. Non mai dire che di quest'acqua non ne bevi, perché la domanda che mi pongo, e la pongo a questi tifosi, perché io tifo Calabria, no? Io non è che tifo per una squadra, perché poi la cosa del campanilismo con la Regina, il Cosenza, il Cadanzaro, il Crotone, la Vibone. Io tifo Calabria, a me non interessa, del calcio lo sanno tutti quanti che io non faccio battute, campanilismo stupido che non serve a niente. Però c'è da dire una cosa. Io vado a difendere i diritti di tanti calabresi quando c'è un problema per gli aerei che non ci sono, per la sanità che non funziona. Ma voi pensate che vi sentite più furbi degli altri? Qual è il vostro fatto di non partecipare? Perché non ve ne frega nulla? Tirate a campare? Però attenzione, poi quando capita il problema della salute, che vivono tanta gente che tu conosci, che fanno i viaggi della speranza, e che non hai una sanità che funziona e non hai dei medici all'altezza e devi prendere il famoso viaggio della speranza e partire. Lì poi pesa tutto questo. E allora quando si scende in piazza, si scende per difendere i diritti di tutti i calabresi, non di una parte. Quando scendo in piazza non scendo per difendere la provincia di Reggio ed escludo Cosenza o Crotone, scendo per tutti. E il problema che è culturale, è un problema di mentalità, è un problema di crescita. Questa Calabria è ancora all'anno zero, dopo la pubblicità. C'è gente che ama mille cose e si perde. Michele Affidato, orafo. Expert Carbone offre ai propri clienti prodotti delle migliori marche nei settori dell'informatica, telefonia mobile, TV, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici per la casa, la cucina e la cura della persona. Expert Carbone offre un accurato e competente servizio sia nel momento dell'acquisto che nella fase post vendita, grazie a uno staff giovane, attento e altamente qualificato, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Sfoglia il volantino sempre aggiornato, scegli i prodotti più adatti alle tue esigenze e scopri le tantissime offerte che Expert Carbone ha pensato per te. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova! Per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Visita il nostro sito web expertcarbone.expertonline.it e le nostre pagine Facebook per rimanere sempre aggiornato con le nostre grandi promozioni. Da un'idea di Luigi Verrino, nella Milano degli anni 60, prende vita la Calabro Parati. All'inizio è un piccolo negozio di vernici, successivamente viene trasferita in Calabria, dove diventerà un marchio di eccellenza nel settore dell'edilizia. Con il tempo le redini passano al figlio Claudio. Il risultato è una gestione perfetta in linea con i principi del suo fondatore. Ricerca dei materiali, qualità dei prodotti e rispetto per il personale. Oggi siamo alla terza generazione con Christian,
che con impegno e passione porta avanti l'azienda, guardando al futuro e utilizzando nuove tecnologie. Calabro Edilizia fornisce tutto per la casa e per l'impresa, dal pavimento al portone blindato, dall'isolamento termico a quello acustico, dal cartongesso alle pitture. La Calabro Edilizia è formata da un personale altamente qualificato e si distingue per velocità e puntualità nel fornire servizi e materiali. I nostri clienti sono la cosa più importante. Ti dimostreremo che hai fatto la scelta giusta affidandoti a noi. www.calabroparati.it, Viale Magna Grecia 60, Catanzaro. Info 0961 63 324. Perché dietro ogni porta c'è una famiglia, soprattutto a Natale. Lo staff di Style House vi augura buone feste. Allora, torniamo di nuovo in diretta con la trasmissione. Abbiamo una telefonata, mi pare. Ah, la sta preparando. Allora, abbiamo fatto in apertura un discorso legato al bisogno, all'emergenza, questo comune di Legnano che per 8 mesi non vede una famiglia che dorme in macchina con 2 bambine addirittura. Il bambino che nasce, Nathan, nasce con una paralisi alle corde vocali proprio per il freddo e per quello che ha subito in questo tipo di vita quasi impossibile. Io non riesco a immaginare che alla fine poi di fronte alla sconfitta ritorni anche a casa, ritorni nella tua Sardegna. Cioè, probabilmente sapeva Ignazio che nella sua Sardegna le condizioni di vita e del lavoro, io non riesco a capire com'è possibile che tanta gente ha bisogno di manodopera, specialmente anche lì in Sardegna, turismo, alberghi, ristoranti. Poi, certo, lui fa il muratore, quello sa fare. Adesso ha un contratto solo a 6 mesi. Mi dai il preview? Grazie, così vediamo anche... Eccolo qua, lo vediamo qui. Ecco, questa è la storia triste di Natale. Secondo me le televisioni e la stampa nazionale l'ha tirata fuori come una sorta di regalo di Natale per far commuovere e far raccontare la storia di un meridionale che non ce la fa come tanti altri e che hanno perso, perché hanno perso. Ecco, io credo la Calabria per riprendersi, torniamo in studio, avrà bisogno forse di una zona franca, no? Sapete, una zona franca tutelata per 2, 3 anni, 4 anni, questa terra non si potrà mai riprendere se non ci sarà una zona franca, perché di fronte alla fiscalizzazione, di fronte alle imprese che aprono e chiudono, non, arranchi, perché poi, parliamoci chiaro, questa è la realtà che stiamo vivendo tutti i giorni. Chi abbiamo in linea? Ah, state valutando, va bene, allora. E quindi dicevo che
Poi dice, tu parli tanto, mi fate parlare e prolungare nel discorso che abbiamo fatto. Andiamo un attimo su Facebook, per favore. Grazie. Sì. 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 Ma questo è quello che dice lui, però. E io non ho la contro... No, mi stanno parlando di un caso di due magistrati, però, due giudici. Sì? Ambientale. Ah, e questa è una cosa che non possiamo... lui ha parlato... ha scritto a Gratteri, ha comunicato, però non abbiamo... Sì, ho capito quello che sta dicendo, però... Vabbè, andiamo un attimo sulla pagina Facebook all'inizio nel video che abbiamo pubblicato all'inizio, gentilmente... c'è un video, perché poi alla fine, vedete, questo video, se andate su Facebook, c'è scritto Lombardia, Legnano, Ignazio, da mesi, andate a vedere, fatelo adesso, avete Facebook, cercate Lino Polimeni, esce personaggio, vai giù nella pagina, così facciamo vedere cosa c'è scritto, giù, vai giù, ancora, ecco, c'è scritto... Vai giù ancora, autore, conduttore, personaggio pubblico, la pagina, i follower, dove sono i follower? Ecco, dove sono i follower? Ancora, oh. La pagina è questa, dove dice follower 165.852 follower. Ci sono quasi 166.000 persone che ci seguono e sono tante. Questa è la pagina, andate dentro a questa pagina e cliccate il video. Vai su, questo video che parla e sentite cosa dico in questo video. Dovete ascoltare cosa dico, perché l'ho registrato 4 ore fa, sulla mia pagina Facebook. Andate dentro, così verificate cosa dico, lo dico in tempo reale per chi ci sta guardando in questo momento in televisione. È importante, perché vedete... Quando tu vuoi condividere anche un pensiero, condividete il video, perché il video, per condividerlo, così cammina di più, ha una possibilità di essere commentato, condiviso, visualizzato, ed è importante, perché ormai, torniamo in studio, grazie, Facebook è arrivato al punto, piaciuto, cioè ti piace il cammello, ti è piaciuto il giocattolo, adesso per farlo camminare devi pagare. Oggi guardavo una diretta di Paragone. Paragone è l'ex senatore, giornalista, che ha fatto anche trasmissioni in Rai. Ora, cosa sta accadendo? Che Facebook sta limitando le notifiche, non arrivano più a nessuno le notifiche, per esempio. L'algoritmo della diretta te la limita ormai a poche persone. Per esempio Paragone, che prima quando andava in diretta aveva mediamente 600, 700, 800 persone, 1000 persone collegate, oggi in diretta camminava intorno ai 90, 80 persone collegate. Allora cosa sta accadendo? Facebook ha frenato completamente. Pensate che prima chi aveva 100.000 persone come follower o 200.000, solo il 4% barra 5% le notifiche arrivano. Per esempio, se tu hai 100.000 persone, se sono qua il 4%, 4.000 persone ti arriva la notifica che tu sei in diretta. Adesso sembra che la notifica arrivi veramente a pochissime persone, abbia ridotto ancora la percentuale del 5%, l'abbia ridotto forse al 2%, all'1%. In pratica, se tu non condividi la diretta ti rimane tra poche persone che ti conoscono, ti vedono, vanno dentro, e cosa accade? Che forse, probabilmente, dopo visualizzeranno il video, se capitano nella tua pagina. Questo per farvi capire come pagare per aumentare il cammello. Quindi se tu paghi e sponsorizzi il video, sponsorizzi la tua pagina, sponsorizzi, allora a quel punto diciamo che Meta, Facebook, è un'impresa e fa l'impresa a tutti gli effetti. Ma da quello che sembra, adesso Facebook censura, usa la censura in maniera esagerata, e quindi diciamo che è diventato uno dei tanti giornalai
che fanno della notizia, fanno un po' quello che vogliono e lo gestiscono solo per un aspetto economico, hanno tutti gli interessi per incassare soldi. E allora andiamo avanti, basta verificare, andare sulle dirette, parlo di dirette importanti, non parlo, a parte la mia, che noi facciamo anche bei numeri, ma parlo di dirette del Corriere della Sera, della Stampa, parlo del Corriere quando è collegato il Fatto Quotidiano, come si chiama il direttore? Travaglio, quando anche il collegamento Travaglio. Cosa succede? Per non far vedere che sono pochi collegati in diretta, ci mettono una barra che copre anche le visualizzazioni della diretta, perché ormai è cambiato il mondo di Facebook, quindi diciamo che è stato ridotto tantissimo. Solo chi ha interesse va dal personaggio e ci entra dentro. Non so, se uno cerca Lino Polimeni, va dentro le mie pagine, cerca e guarda quello che ho pubblicato, che ho fatto, e che lo condivide, non lo condivide. Però una volta invece Facebook funzionava bene perché l'algoritmo delle condivisioni, delle notifiche era talmente alto che condividevi con tante persone quello che tu facevi in tempo reale, compreso una diretta. Pensate che noi abbiamo avuto anche nelle nostre dirette televisive di Facebook fino a 2000 collegamenti in tempo reale e siamo arrivati a fare video che hanno anche 2 milioni di visualizzazione. Per esempio quello che c'è sotto, guarda quello, quello sotto che tu vedi sempre, questo ha raggiunto 2 milioni e 2, vediamo quanti sono, guardate questi numeri, incredibile, guardate questi numeri, 3 milioni e 600 mila persone raggiunte, 2 milioni e 200 mila visualizzazioni del video, 57 mila reazioni e commenti. Questo è il video fatto il 26 giugno in diretta per un incendio a Praia mentre facevo un servizio col sindaco di Praia Mare. 3 milioni e 600 mila persone raggiunte, dati nazionali per una diretta, 2 milioni e 200 mila visualizzazioni, tanto per dare l'idea di quello che accade e quello che cosa può fare una pagina, cosa può fare Lino Polimeni, che potenza di fuoco, di denuncia può avere la nostra pagina. Questi sono i numeri che state vedendo, 3 milioni e 600 mila persone raggiunte, 2 milioni e 200 mila visualizzazioni del video e poi che poi lo seguono, chi lo vuole seguire per 10 secondi, per un minuto, per due, per tre, dipende, però questa ti dà l'idea di quello che si riesce a fare oggi con questa pagina, almeno oggi diciamo Facebook sta frenando ancora di più per motivi e interessi imprenditoriali. E allora, dice Facebook, perché io ti devo dare tutta questa visibilità? Te l'ho data, ti ho fatto capire come funziona lo strumento, adesso lo devi pagare per avere i numeri. E la gente non è disposta a pagare, mi pare chiaro. Allora, andiamo un attimo di pubblicità, torniamo tra poco, grazie. È possibile mantenere pulito un veicolo industriale? Certo. E come? Beh, semplicemente scegliendo Sud Lavaggio, il primo lavaggio industriale del Sud Italia certificato ATEX, dotato delle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. Sud Lavaggio si estende su una superficie di 10.000 metri quadrati. Due piste di lavaggio dedicate alle cisterne adibite al trasporto chimico, ognuna dotata di un sistema di aspirazione completo di abbattitore per odori con depuratore filtro a carboni attivi. Un impianto all'avanguardia per una pulizia completa con rilascio certificato di bonifica. Una pista di lavaggio dedicata alle cisterne adibite al trasporto alimentare con rilascio di certificato secondo le normative vigenti EFTCO Food per il certificato di lavaggio europeo ECD. L'impianto dispone anche di un portale di lavaggio esterno rapido automatico che in autonomia eroga prodotto chimico e spazzola l'intero veicolo, oltre ad essere dotato di lava chassis a passaggio ad alta pressione laterale. Inoltre, il portale di lavaggio servito dispone di un ponte fisso rialzato per effettuare un accurato e dettagliato lavaggio chassis e ingrassaggio, eseguito da personale specializzato e qualificato. E poi c'è uno spazio dedicato al lavaggio delle vetture in modalità self-service e servito con tecnologie di ultima generazione. Sud Lavaggio offre tanti altri servizi. Area parcheggio per breve o lunga sosta, bagni con docce per autisti, shopping car, area ristoro. Un veicolo pulito migliora l'immagine della vostra azienda.
Scegliere Sud Lavaggio significa affidarsi a un team di professionisti per risultati impeccabili. Ci trovate nella zona industriale di Lamezia Terme, Papa Benedetto XVI, area ex SIR, lotto numero 21. Saremo lieti di consigliarvi il servizio più adatto alle vostre esigenze. Sud Lavaggio, qualità e professionalità sempre al vostro servizio. www.sudlavaggiosrl.it. Info 0968 46 21 87. Questa storia inizia oltre 70 anni fa, quando Carmine De Luca intraprende a Cosenza l'attività di riparatore di autoveicoli. Spinto dalla voglia di crescere, trasferisce l'attività a Rende e grazie ai figli Francesco e Roberto decide di compiere il grande passo, l'apertura di una concessionaria di veicoli industriali. Era il 1998 quando il sogno diventa realtà e la famiglia De Luca fonda la Delcom SRL, concessionaria DAF, diventando un punto di riferimento che garantisce una rete di vendita professionale e che offre un servizio di assistenza specializzata 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Oggi Delcom è un'azienda innovativa e dinamica, specializzata nella vendita e nella gestione di veicoli industriali e bus, per soddisfare al meglio i desideri dei clienti. Delcom, start the future, discover the new generation DAF. Veicoli sviluppati con un'attenzione totale ai principali criteri di sviluppo, con l'introduzione di un nuovo standard di settore in termini di efficienza, sicurezza e comfort di guida. DAF XF, XG e XG Plus sono stati premiati con Truck of the Year 2022, mentre DAF XD Truck of the Year 2023, il riconoscimento più prestigioso nel settore dei veicoli industriali. Qualunque sia la sfida, c'è sempre un DAF pronto ad aiutarvi ad affrontarla al meglio. Delcom è anche concessionaria Piaggio Commercial per chi ha l'esigenza di un veicolo in grado di soddisfare il bisogno di mobilità professionale e commerciale, che offre una gamma di veicoli caratterizzati da compattezza, agilità, capacità di carico ed ecocompatibilità. Delcom, essere una squadra, rende. Ci trovi a Rende? Di scegliere e Salerno. www.delcomcs.com. La nostra struttura si sta affermando come una struttura di eccellenza nella sanità privata calabrese. Siamo proprio nel cuore della Valle del Savuto, a 2 minuti dall'uscita di Cosenza, dell'autostrada dell'autostrada di Rogliano, a meno 10 minuti da Cosenza e a circa mezz'ora dall'aeroporto di Lamezia Terme. Un centro privato che si occupa di salute umana a 360 gradi. Noi in questo centro abbiamo investito su un laser di ultima generazione, dell'Alessandrite, che è possibile effettuare quindi una epilazione definitiva in poche sedute. Inoltre con questo stesso laser è possibile fare anche vascolare, tipo le telangiectasie, quel rossore in volto, sul collo, è possibile anche quello eliminarlo in pochissime sedute. Il nostro punto di forza è la chirurgia in un giorno, infatti il paziente viene al centro, viene visitato dai nostri specialisti, qualora lo specialista ritiene opportuno, ad esempio il dermatologo, la rimozione di un nevo o di qualsiasi altra neoformazione, è possibile effettuarla nello stesso giorno all'interno delle nostre sale chirurgiche. Infatti noi siamo dotati di 2 ambulatori all'avanguardia, dove è possibile nello stesso giorno poter effettuare dalla visita alla rimozione della neoformazione all'esame istologico.
Beh, diciamo che continuare ancora qui nel Teatro Politeama, teatro dove cultura, storia, musica, artisti da tutto il mondo arrivano per rappresentare il meglio della cultura, beh, una bella occasione anche con la pasticceria, il presidente regionale. Sì, è l'APGA, Associazione Pasticceri. Vediamo, Associazione Pasticceri, Gelatieri, Artigiani, è una cosa importante. Intanto, questa sera come mai qui? Allora, questa sera siamo qui per rappresentare la nostra associazione e i prodotti che andiamo a... diciamo, il mese di dicembre... Vabbè, si parla sul Natale, si parla sulla frutta secca e tutti i prodotti tipici del nostro territorio. Senta, se dovesse consigliare, lo dico a tutti i pasticceri, perché secondo me si è esagerato un po', come una volta c'era il cornetto alla marmellata, cioccolato e vuoto. Adesso c'è tutti i gusti, pistacchio, nocciola, crema, ricotta... un caos, e quindi poi alla fine ci sono tutti tranne quelli tradizionali, alla marmellata, alla cioccolata e il vuoto, e rimangono quegli altri. Secondo voi non stiamo esagerando con tutti questi gusti e stiamo perdendo la tradizione? Praticamente si deve tornare ad assaggiare un buon cornetto con il burro al lievito naturale, no, e una cremina a parte di quello che vogliono assaggiare. Quindi, sei d'accordo? E quindi la domanda era legata anche a tutti i gusti dei panettoni. Diciamo che noi nei nostri dolci stiamo rappresentando la Calabria con gli agrumi, tutti i prodotti a chilometri zero. Abbiamo il bergamotto, l'arancio, il clementino, e di cui abbiamo fatto anche i gelati, che abbiamo anche i gelati che rappresentano. Lui, anche perché si deve amalgamare bene, che poi è freddo, sì, fa perché freddo. Ce l'abbiamo nelle pozzetti, questo cos'è? Clementino, ce l'abbiamo quello... anche alla liquirizia. Liquirizia, sempre prodotto liquirizia di Calabria. Tutti i prodotti del territorio, noi stiamo tutto chilometro zero, non facciamo cose che non esistono. Senta, ma mi faccia capire, e io devo, quando voi siete pasticceri tutti, sì, avete dei bar, delle pasticcerie, quando io entro in un bar e vi devo dire cose come stanno, e guardo la vetrina e vedo il congelato, mi viene da accoltellarmi, questo congelato che dicono che costa quanto un prodotto fresco, è vero? Certo, è normale. Anche di più il congelato? Esatto. Giustissimo. Perché anche alle volte i pasticceri utilizzano il congelato? Vabbè, lo fanno chi non ha tempo, chi il tempo lo dedica ad altre cose, non le dedica alle cose giuste. È sbagliato però. È sbagliato, sì. Perché una pasticceria che mi propone il congelato dei cornetti non è un'ottima cosa. No, e devono fare ancora scuola di pasticceria questi qua, per capire dove, per usare, usare il burro, dargli un prodotto fresco. Il surgelato lo fanno perché poi lo vendono poco il cornetto. Lasciamo perdere chi non è pasticcere e vende il congelato perché lo abbina al cornetto. Al cappuccino. No, noi stiamo parlando delle pasticcerie bar. Surgelato, questo qua. Ora, quindi cosa voglio dire? Se usano il surgelato, come lo dico io perché lo trovo, volevo capire, non c'è tempo o posso rimproverarli? Secondo me sì, perché un vero artigiano deve trovare il così tempo. Devo dire, mi ha detto il presidente dell'associazione APGA, che i veri artigiani devono fare i prodotti con i tipici e i prodotti del territorio, devono avere tutto il tempo. Quindi di sono avere autorizzato? Certo. Allora, a tutti i bar dove entro io a prendere il cappuccino, se trovo il congelato sono cavoli vostri, perché attenzione, a chi è pasticcere però? Pasticcere e anche gelatiere, perché sono due cose che meno insieme. Quindi gelatiere, pasticcere, sono due cose, avere il prodotto fresco. Certo, gelatiere genuino. Sentite, io vi do una notizia perché è giusto ricordare quello che sta accadendo. Ma è possibile mai che alcune gelaterie, mi arriva la brioche dalla Sicilia congelata, confezionata, e ne vendono a gogo? È normale tutto questo? Ma queste sono sicuramente sono dei locali. Prodotti ottimi, Locali dove non hanno la pasticceria. Non hanno la pasticceria, fanno la gelateria. Fanno gelateria solamente. Solo gelateria, sì, la prendono per convenienza perché non ottimi prodotti, Fare una briosa. Arrivano da cereale questi prodotti. Lei ha già capito a chi vi ripeto. Sì. Ma noi in pasticceria, dato che noi lavoriamo il lievito madre e le briosse le facciamo con il lievito madre, non possiamo usare quei tipi di prodotti là confezionati. Come sono? Conservazione? Quelle hanno conservazione che poi, diciamo, quando gli fa male lo stomaco ai bambini, quello è quello che loro stanno mangiando.
non va mangiato. No, secondo me no. Secondo lei no. Senta, voleva aggiungere qualcosa? Niente, abbiamo parlato di pasticceria, abbiamo parlato anche di gelateria. Beh, se vuole posso fare vedere un... Vi ringrazio, lei è troppo... perché i gusti sono separati. Sono diversi, quello, quello è liquirizia, mandarino. Una chiuda però, si scioglie, chiuda. Mandarino, e qui cosa abbiamo? Se vuole le faccio assaggiare. Che cosa mi fa assaggiare? Un nuovo gusto che abbiamo preparato con 3 eccellenze della Calabria. Mi faccio assaggiare, se devo... Devo proprio, se devo proprio. Allora, no, 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 un cucchiaino, no, la prego. Il resto lo mangia l'operatore. Qua è a base di miele di Sulla. Aspetta, miele, un attimo che manca un qualcosa. C'è del bergamotto di Reggio Calabria. Bergamotto di Reggio Calabria. E del torrone ICP di Bagnara. Una miseria, a Bagnara, migliore, si scherza, Bagnara. Quindi assaggio. E poi mi dice lei l'ingrediente segreto. L'ingrediente segreto? C'è un ingrediente segreto? Assaggio. Avete il gusto? Assaggio. Caffè? Sì, infatti c'è un'infusione di caffè al 100% arabica. T'ho fregato? No, questo è stato vincitore del qualificato delle semifinali a Bologna. È buonissimo, buonissimo, complimenti. Lo lascio qua, se lo mangia poi l'operatore. E questo parla di eccellenze di Calabria. Eccellenze di Calabria, complimenti. Miele di Sulla biologico. Bergamotto di Reggio Calabria e torrone GP di Bagnara. Veda, quando io giro dentro in un bar, in una pasticceria, da calabrese mi dispiace vedere confezionati. Prodotti confezionati e vedere che le gelaterie ti danno anche una brioche che non hanno il tempo di produrla. Ora vogliamo, come si dice, la botte piena e la moglie ubriaca. Cioè, inteso, manca il lavoro artigianale a questo punto. Sì, ma loro diciamo che si rivolgono a queste persone qua che fanno queste brioche, ripeto, che hanno una conservazione, per non comprare da una pasticceria che gli potrebbe fare una brioche con lievito madre, tutta bella fresca. Quindi lei dice che... Non dare da mangiare. Per questione di prezzo. Perché costa di più? Costa di più, è come il panettone che facciamo noi con lievito madre. E allora il consiglio che diamo qual è? Comprate, prendete. Negli artigiani dove conoscete le pasticcerie e il lavoro che fanno. Bene, grazie a tutti quanti. Volete aggiungere qualcosa? Va bene così, grazie Presidente. Augurone a tutti. E il nostro consiglio è comprare artigiano, mangiare sano. Comprare artigiano, mangiare sano e non il congelato. Specialmente se sono pasticceri. E come? È così, è così, è così. E allora, sapete benissimo che noi, diciamo che Loris, ormai fa la televisione pure lui, un personaggio, e in questo Natale l'abbiamo visto in diverse, diciamo, in diversi abiti. È andato da Babbo Natale, ha fatto il personaggio, è andato sulla neve, ha fatto diverse cose. Io volevo in qualche maniera godere, prima di chiudere, la trasmissione di 5-6 minuti, leghiamola tutto musicale, gentilmente, anche in parte musicale, anche se si sente un po' l'audio, perché è bello in qualche maniera vivere quello che succede in altre parti d'Italia e raccontare un po' quello che è il nostro turismo. Il turismo d'inverno è vedere le altre realtà in giro per l'Italia e capire poi invece che la nostra montagna calabrese, da Camigliatello a Lorica, a Gambaria, a Villaggio Mancuso, Palumbo, Villaggio Baffa, tutti fermi perché non c'è neve. Certo, gli imprenditori c'entrano poco, ma è possibile che si possa fermare tutto questo se manca la neve e non c'è organizzazione? Purtroppo sì, perché da quello che è emerso, molti vanno dove c'è, chi vuole sciare deve andare dove c'è la neve, e quindi va in altri luoghi, e purtroppo quest'anno la montagna calabrese è stata presa non d'assalto. Si parla dell'8 gennaio, così hanno detto, per quanto riguarda il meteo, la neve in Calabria. Speriamo bene. Abbiamo quel video? Ce l'abbiamo pronto? Quanto manca? Allora, mandiamo quello che abbiamo e poi chiudiamo con l'altro, va bene? Grazie regia, vediamo un po' il Loris televisivo, perché vuole fare televisione, quello che ho capito, vai. Life unusual.
Ti piace Loris? Sì, sei pronto a scivolare? Sei comodo? Sì, sono comodissimo. Ma chi è questo papà? Ok, già. Papà, chiudi. Posso chiudere? Sì. Vado? Sì. Guarda là che bello, guarda. Papà! Dimmi. Chiudi. Sto guidando. Chiudi. Ok, chiudo. Dai, chiudo. Sei pronto? Sì. Chiudi, ho detto. Va bene. Papà, chiudi. Sì. Siamo pronti? Ecco qua. Sì. Sì. Ora, sono portato il cellulare. Siamo pronti per scendere? Ok. Delle cose incredibili. Va bene, allora... Abbiamo chiuso, no? Abbiamo la pubblicità, tra poco. Grillo Telematico. Da 25 anni proponiamo su tutto il territorio regionale soluzioni per il tuo business. Grillo Telematico è vendita e assistenza hardware e software per la gestione del magazzino e delle vendite. Casse automatiche self-checkout. Assistenza su misura. Ti seguiamo anche in remoto. Personalizzazione delle soluzioni scalabili per darti ciò di cui hai bisogno. Il nostro team saprà consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze, rendendo la gestione del tuo negozio facile, intuitiva e veloce. Grillo Telematico. Portiamo l'avanzamento tecnologico nella tua attività. Finanziamenti con BCC Leasing e pagamenti personalizzati. www.grillotelematico.it. Grillo Telematico, via Rocco Chinnici 2V Cosenza. Info 0984 48 31 26 0984 34 595. Mifra l'Expert Calabria. Gli esperti siamo noi e siamo sempre insieme a voi. Scuola, lavoro e tempo libero. Il nostro obiettivo è offrire sempre prodotti di qualità con la migliore tecnologia. Ogni giorno ci impegniamo per garantirti la migliore esperienza di acquisto. Ti seguiamo in ogni momento, dalla consulenza alla fase post vendita, guidandoti nella scelta dei prodotti adatti alle tue esigenze. La soddisfazione del cliente viene prima di tutto. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova, per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Mifra l'Expert Calabria, la storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.expertonline.it. Mifra l'Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali Corigliano Calabro. Mifra l'Expert Calabria, il bello di fare shopping. Da molti anni, Genius Gastronomia si dedica alle specialità tipiche della nostra terra. Ogni giorno portiamo emozioni sulle vostre tavole per farvi ritrovare tutto il gusto della tradizione. Lo facciamo con passione, seguendo le antiche ricette. Nascono così alcune eccellenze. Sua Maestà il Morzello, piatto unico e gustoso. Polpette al sugo, amate da ogni bambino. Arista di maiale al forno, per palati esigenti. Piatti pronti in 3 minuti e perfetti in ogni occasione. Le pietanze sono preparate artigianalmente con ingredienti naturali e selezionati.
cucinati e posti in comode vaschette. Novità, specialità barbecue pulled pork affumicato, una delizia dal sapore autentico e inconfondibile. Per degustare i sapori di una volta, occorre individuare chi custodisce tali tradizioni. Noi abbiamo pensato di dare a tutti questa possibilità. Per questo ci trovi nei migliori supermercati della tua città. Genius Gastronomia, maestri del gusto. www.geniusgastronomia.net. Quadratum Coffee Bakery. Oggi ti svelo una ricetta magica, quella della felicità. Vieni con me da Quadratum Coffee Bakery, dove si può essere di buon umore anche se è mattina presto. Le loro colazioni sono ciò di cui hai bisogno per iniziare al meglio la giornata. All'italiana o all'americana, Quadratum Coffee Bakery soddisfa ogni tipo di palato, perché la colazione è una cosa seria. Trascorri le tue pause nel loro ampio giardino, qui potrai gustare prelibatezze ricercate ad ogni ora della giornata, dall'aperitivo al tè, scegliendo tra una varietà di gusti e miscele, o dallo yogurt alla cioccolata calda, cremosa e top quality. Da Quadratum Coffee Bakery la parola d'ordine è relax. Il personale qualificato ti accoglierà e consiglierà nella scelta di ogni singolo prodotto. Inoltre, grazie all'ampio spazio espositivo, potrai scegliere tu ciò che più si addice ai tuoi gusti. Quadratum Coffee Bakery. Come sentirsi a casa. Ci trovi in via Francesco Tetro 2, Sant'Eufemia, Lamezia Terme. Info 393 48 19 811. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Cittanova, Reggio Calabria. 0966 65 56 06. www.stoccoestocco.com. Al caffè è difficile rinunciare. A Caffè Guglielmo è impossibile. Caffè Guglielmo è molto di più di un semplice caffè. È il risveglio al mattino, è l'energia che dà il via al lavoro, è il desiderio di una pausa relax in buona compagnia, è una ricarica di gusto per il palato. Caffè Guglielmo è una combinazione di aromi e sapori dal gusto intenso e deciso. Nei nostri store troverai tante idee regalo, le confezioni speciali, le caramelle e le nostre delizie al cioccolato e ovviamente tutte le miscele Guglielmo in capsule e cialde, oltre a un'ampia scelta di bevande per tutti i gusti. Disponiamo delle capsule monodose compatibili con i sistemi Nespresso, Lavazza a modo mio, Dolce Gusto e Lavazza Espresso Point. Per avere un caffè buono è indispensabile una buona macchina da caffè. Scegli quella più adatta a te come le nostre macchine a capsule, pratiche ed eleganti per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è semplice e veloce. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere il pulsante. In pochi secondi la bevanda calda e aromatica è pronta. Il modo migliore per rendere perfetto ogni momento della giornata. Caffè Guglielmo, solo per veri intenditori. www.caffeguglielmo.it. Eccomi qua, siamo quasi in conclusione, poi ci vediamo domani, questa sera la replica a mezzanotte. Cosa accade fuori dalla nostra Calabria? Perché vedete, quando noi andiamo a fare la pubblicità comparativa tra la montagna calabrese e quella del nord Italia, le montagne dove in questo momento gli italiani si divertono, ma gli italiani non solo, anche gente che arriva da tutta Europa. Cosa accade dalla montagna
dell'Etna, dove di solito si nevica e c'è anche chi fa dello sport, o molti dalla Sicilia vengono in Calabria. Cosa accade al di fuori della Calabria? Per dare l'idea, a 1500 metri d'altezza, dove ti giri intorno e c'è un mondo completamente diverso e pensi allora c'è qualcosa che non funziona. È l'impresa, è il mondo che è completamente diverso da quello che tu vedi. È normale che vedendo quello che tu vedi in altre realtà ti rendi conto che ancora siamo almeno 20-25 anni indietro di fronte a quello che è il vero turismo della montagna. Possibile? Grazie regia. Cosa accade al di fuori della Calabria? Questo. Andiamo di dolce. It was a cold and wet December day. We touched the ground at GFK. Snow was melting on the ground that day. Realized I heard a sound of an angel. Queste immagini, è una parte di un'Italia dove vedi che c'è gente sicuramente che si diverte, all'altezza di 1500-1800 metri vedi che c'è un ristorante con la possibilità di mangiare all'esterno, sulla neve, con una cabinovia che ti ha portato lì sopra, dove c'è gente che fa il piano bar ed è solo una piccola parte del divertimento di tanti italiani che vivono la vacanza così. E tutto questo è live il 23, il 24 e il 25 di dicembre, parliamo di Natale, ed è tutto sold out in tutti questi posti di montagna, parlando e girando l'Italia e facendo la pubblicità comparativa con la montagna calabrese. E lì il vero divertimento, gente spensierata. Vedere queste immagini ti danno l'idea di cosa ci manca ancora qui in Calabria. Ma al di là della neve, non è solo la neve, ma è tutta l'organizzazione. Vedete quella cabinovia che vedete in profondità mentre gira l'operatore? Quelle immagini, la cabinovia arriva lì, poi scendi e trovi un locale a 1500 metri di altezza. La gente che si diverte, che balla, la musica, il piano bar, musica! Piero Filoni, on the sunglasses. Questa è la parte sempre, vedete, poi parcheggiano come se parcheggiassero la moto e il cavallo, i famosi sci, gli attrezzi.
e dopo che sale a 1500-1800 metri di altezza ancora altre cabinovie, altre seggiovie che portano ancora più su, certamente per gli esperti di neve, di chi il divertimento lo vive. Credetemi, un mondo completamente diverso da quelli che spesso, rimanendo solo in Calabria, non hanno idea di quello che accade fuori dalla Calabria e nella montagna italiana. Qui parliamo di quello che è la Lombardia, di quello che è il Veneto, di quello che è il Piemonte, il Trentino, e tutto questo è a portata di mano. Per loro questo tipo di divertimento è normale, come da noi si fanno i bagni a Tropea, e lì funziona nella stessa maniera, o quando vai a Isola Capo Rizzuto e trovi il mare. Questa è la vacanza invernale degli italiani, e non solo italiani, di tanti tedeschi, di tanta gente che vive il divertimento, e hanno fatto il sold out. Pensate che tutto questo, in questo momento, se vuoi trovare un posto per dormire in queste zone che abbiamo menzionato, in Lombardia, in Piemonte, nel Veneto, dove, nel Trentino, dove si scia, dove c'è la vacanza e la famosa settimana bianca, non troverai un solo posto fino all'8 gennaio, sold out fino all'8, e addirittura continuerà dopo, mentre noi siamo in attesa di organizzare, mentre la Calabria guarda i milanesi come si divertono con la pista di pattinaggio, da noi nessun tipo di organizzazione, né nelle città capoluogo di provincia, perché 2.600.000 ce li siamo bruciati lì col pattinaggio politicamente. Quindi facciamo divertire i lombardi, loro ridono di noi perché abbiamo i nostri guai. Nelle nostre città, in nessuna piazza, c'è stato nessun tipo di organizzazione tra il 20 e il 25. Continua ad essere la montagna deserta perché non nevica, e forse dall'8 gennaio avremo un po' di neve. E questa è la Calabria che vogliamo? E questa è la vacanza dei turisti d'inverno? La montagna calabrese deve funzionare in questa maniera? Appuntamento a domani alle 14.30.